Ieri sera ho commesso il grosso errore, la, la, la grossa ingenuità di guardare i Lakers in diretta. Buonasera, bentornati, bentrovati. Inizia una nuova settimana NBA. Tra l'altro, a questo giro anche con il sole fuori perché c'è stato il cambio dell'ora. Non, non so, e non, so, non me lo porto dietro. E, e, vedete com come sono bello tranquillo. Bello calmo, bello rilassato. Sapete perché? Ve lo dico subito. Perché ho preso la decisione affinché questa, questa intro di, di questo video, di questa live, non sia troppo lunga. Ho preso la decisione di non parlare di Anthony Davis che ieri sera si è fatto male ai tito. Non ne parlerò. Ho preso questo e quindi io sono bello tranquillo. Be bello, bello. Non ne parlerò di mia sponte, perché se poi qualche uno puta caso di voi dovesse avere ave piacere di entrare nel discorso, allora lì io mi sento in dovere di poter esprimere la mia opinione. Mi sento chiamato a farlo, capito? Però non sarebbe colpa mia, perché io di mia sponte ho deciso nella intro di non parlarne, in modo tale che, che no, io non mi po posso essere accusato di fare una intro troppo lunga. Allora, vi dico questo per questo mio ed ed editoriale d'apertura. Il titolo di questa live è «Ma allora i Lakers erano meglio senza LeBron James». Eh, perché di questo si parla va bene Lebron James è tornato ieri, ieri sera dopo un periodo di un mesetto di, di assenza tra l'altro doveva essere anche molto più lunga come assenza e, e perché i, i medici quello che gli avevano detto era che rischiava addirittura no, l'operazione e, e invece lui è in ritratto poi dopo si parla anche di questo e le Hers hanno perso e, e, eppure erano in un periodo in cui stavano giocando un buon basket ma erano reddici anche da una serie di vittorie e quindi io stamani ho dovuto leggere in diverse situazioni cose del genere, tipo cose di questo titolo qui. E allora io credo, credo di, 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 di poter dire a pieno titolo che se esiste ancora un, un dibattito di pallacanestro sul web nell'anno 2023, noi lo dobbiamo al fatto che LeBron nel corso della propria carriera non si sia infortunato tanto, ha avuto degli infortuni, ha avuto degli acciacchi, ma non poi così tanti perché, se tanto, tanto dovesse essere mancato, tutte le volte che è mancato uno a caso che mi viene così, Anthony Davis, capito? Il dibattito sulla pallacanestro oggi sarebbe morto e sepolto. Perché non è possibile, non è possibile che dopo vent'anni, è vent'anni che gioca questo poro Cristo, va bene? Dopo vent'anni che gioca, noi si sia ancora qui a dire, ma allora la squadra di LeBron James era meglio senza LeBron James. No, non è vero, non è così, funziona sempre. Sono vent'anni che succede questo. LeBron James sta fuori, la squadra sembra addirittura migliorare. Poi torna LeBron James e la squadra ha un contraccolpo nell'immediato, nel breve periodo. È normale. Perché è normale? Perché LeBron James è un giocatore ingombrante, lo è sempre stato fi fin da quando ha cominciato a giocare a pallacanestro. Figuriamoci ora, che è alla ventesima stagione, al trentanovesimo anno di vita, e, e che ha superato anche il record all time di punti segnati in NBA. Non è che puoi prenderlo e metterlo lì. Ieri la partita è andata in questo modo qui lui è entrato a metà del primo quarto va bene? Fino a quel momento lì erano sei minuti che i Lakers erano lì che aspettavano stavano esclusivamente aspettando che entrasse LeBron. Tanto è vero che i Bulls a un certo punto cioè, si ritrovavano proprio sempre soli a tu per tu con i canestro dicevano se non avete nulla in contrario io farei canestro. Vabbè, se, se non ve ne avete a male voi aspettate io farei canestro e poi è entrato a un certo punto a metà del primo quarto le prime quattro azioni, pallone e finito in tribuna perché no, non facevano altro che dare il pallone a lui, continuamente apposta, gliel'alzavano ai ferro, C cose assurde, che fai quando entra il ragazzino ultim gli ultimi 10 secondi e gli vuoi far fa canestro per forza perché il ragazzino è entrato agli ultimi 10 secondi non si può giocare così a pallacanestro. va bene? non funziona, la pallacanestro se giochi in questo modo qui, perdi, e infatti hanno perso, e anche bene cioè, è andata così, e, e le prime partite, ma da, da Cleveland succede questo, Cleveland, Miami i Lakers, il return sempre successo, LeBron James è un giocatore ingombrante, e quindi appena rientra c'è bisogno di un periodo di tempo di adattamento funziona così e ormai bisogna averci fatto pace con questa cosa qui sono vent'anni che succede questo e invece ancora noi siamo qui a chiedersi se allora forse la squadra era poi ciò cioè non significa che cioè voglio dire i Lakers si sa che hanno avuto una stagione complicata non è detto che, che ora riescano a vincere l'anello anzi è molto improbabile però comunque questo bisognava aspettarselo no tra l'altro, a maggior ragione il fatto che LeBron James sia tornato prima rispetto a quanto avrebbe potuto, qualcuno dice dovuto, ti fa capire che comunque ci crede in questo progetto dei Lakers. Perché se fosse stata la squadra dell'anno scorso, lui avrebbe detto: Sai, eh, ma io sto, ma fermo fino alla fine dell'anno e non rischio di aggravare l'infortunio. Invece, no, è andato da quello che lui ha, ha, ha autodefinito il LeBron James dei piedi. Eh, voi immaginatevi questo cristiano che ha studiato per vent'anni, che ha avuto tutta la carriera accademica no? da, da luminare de, della podologia eh? e poi è diventato il Lebron James dei piedi e, e questo l'ha rimesso in piedi in tempi record, in, in piedi per l'appunto, in tempi record. Senza bisogno dell'operazione, senza niente, però, comunque, chiaramente no, sarebbe stato meglio in teoria aspettare tanto tempo. E se fosse stata la squadra dell'anno scorso, lui invece di andare dal LeBron James dei piedi, andava da, da, dal team Mardaway Junior dei piedi, capito? E, e non ci rimetteva in campo, non, tu non lo rivedevi fino a ottobre. Invece, in questo progetto ci crede, è tornato. C'è stato un contraccolpo. Probabilmente ci sarà ancora qualche partita di assestamento. E poi, però, la squadra. È evidentemente meglio con le broncelle e questa domanda qui io non la voglio veramente sentire più. Che poi è una mezza domanda, una mezza affermazione. Capito? È sempre un detto non detto. Io non, non ce la posso fare. Io di solito i Lakers li guardo indifferita ormai ultimamente perché così almeno già so capito cosa aspettarmi. So se si è rotto Anthony Davis, so se hanno preso un'imbarcata so, e quindi arrivo preparato. Invece ieri sera ho detto vabbè, non vate a un orario talmente comodo, sono qui, non so che fa, giù, guardiamoli. Eh, è andata male. Vabbè, questo, comunque, per introdurre l'argomento, per cominciare un attimo a parlarne, e poi, e poi direi di, di, eh, di cominciare così, così almeno, almeno si, si cerca di finire a un orario umano, umano, oggi abbiamo fatto questo tentativo di anticipare di mezz'ora per capire, oggi tra l'altro torna abbastanza bene perché essendo gli ultimi del mese dovrebbe essere un pochino più, di solito sono i primi del mese, cioè, no, quindi... Vediamo, vediamo, tentativo, ora legale, solare, legale, non, non ho mai capito come si chiamano loro, io, cioè, questa cosa. cominciamo, eh, cominciamo, e, e c'era Lucky Fortuns, che era il primo, se non vado errato, ad essersi abbonato, lo saluto, lo ringrazio, sesto mese, dice, buonasera Edo, per te Dallas è messa male, come sembra? Allora, piccolo riassunto. Eh, ultimamente, eh, nella penultima partita, dopo la penultima partita, che è coincisa anche con la penultima sconfitta perché il periodo è quello, in quel di Dallas, Texas, eh, Luca Doici ci ha detto, si è lasciato andare un po' anche a un lato un pochino più intimo, no? Personale, ha detto... Nell'ultimo periodo le cose non vanno, non solo nella squadra in campo, ma anche a livello mio personale fuori dal campo comunque non riesco a, a divertirmi a giocare a pallacanestro non l'avesse mai detto se è svegliato un pusiferio perché allora Dallas non, non lo rende felice non stanno facendo che lui non è con te allora chiederà la trade e poi quell'altro allora farà la fine di Jamoran perché vuol dire che nella sua vita non ha risolto i problemi ragazzi ha detto che è un momento no Capisci? Ben Simmons è una vita che eh? in un momento no, quindi, cioè, eppure continua a essere forse un giocatore. Quindi, non, non, non va, secondo me, preso proprio tutto in maniera drammatica. Tant'è vero che poi. Nella partita successiva non è stata di nuovo la migliore in carriera, però ha fatto tipo 40 punti, e quasi una tripla doppia da 40 punti, no? Per cui vuol dire che tutto sommato... Il problema è che Dallas ha perso lo stesso. Sia con Luka Doncic non troppo contento, sia con Luka Doncic da tripla doppia da 40 punti. Sedicesimo tecnico e quello che volete. Di, di nuovo, ehm, io non sono troppo stupito ma non perché io sia particolarmente furbo, anzi, cioè, se, se posso non capire delle cose, di solito io tendo a non capirle. E però quello che si è detto fin da, fin da subito, fin da quando si è palesata l'opportunità, addirittura è durato poco il periodo in cui c'era l'ipotesi, perché poi quando è uscita la notizia, cioè quando è uscita l'ipotesi, poi l'hanno praticamente subito ufficializzato il passaggio di Kyrie Irving a Dallas. Però, fin dal momento in cui si è cominciato a ipotizzare che Kyrie Irving potesse andare a giocare a Dallas, è, tutti noi qui, non soltanto io, abbiamo espresso un po' di perplessità. Perché fondamentalmente Dallas aveva alcune lacune come squadra, no? Sotto canestro, cioè in generale anche come difensori, non è che proprio... Si poteva riassumere brevemente la cosa dicendo che Dallas aveva un solo punto forte. E quel punto forte, che tra l'altro era molto forte, era il playmaker. Quindi se c'era un giocatore 1 nella vita che non dovevi prendere era il play... un playmaker. Va bene, poi... Loro cercano sempre, nella pallacanestro di oggi si cerca sempre di fare i, i sofisti e, e si cerca sempre di dire ma il playmaker è un concetto superato perché nella pallacanestro di oggi tutti e nessuno possono essere playmaker e quindi io posso avere zero playmaker o cinque playmaker in campo e, e comunque ho un'idea. Sì, però di fatto se hai due che sanno giocare a pallacanestro, tra l'altro abbastanza problematici, soprattutto uno, e poi un branco di scappati di casa, è difficile. Questo penso sia pacifica come ricostruzione. Non sono proprio tutti scappatissimi di casa, ma insomma, giù di lì. È una squadra sbilanciata. Lo era prima, lo è ora a maggior ragione perché è, è completamente virato l'equilibrio sul perimetro con loro due. Non ci sono i lunghi, non c'è nessuno che difende. Kyrie Irving ha, ha un neurone che, che rimbalza, no? Quindi è, non, non c'è niente di, di, che mi stupisce particolarmente. Però credo al di là di questo, che comunque. Non, non sia così drammatica la situazione come a tratti ce la vogliono dipingere. Cioè, ci sono tutte queste problematiche, però rispetto alla squadra dell'anno scorso, e eh, quella di quest'anno ha gli stessi identici problemi più Kyrie Irving, che sono d'accordo, a volte anche lui può sembrare un problema, però in linea di massima ce lo vorrei avere come problema quello lì. Quindi... Se comunque della squadra dell'anno scorso siamo usciti tutti estremamente soddisfatti dicendo è la strada giusta, è da qui che Dallas può provare a costruire, è chiaro che poi non ha proseguito altrettanto bene, cioè non ha costruito niente. Però le, le prospettive comunque per poter fare i playoff e, e, e divertirsi ce l'hanno. Io non credo che neanche loro potessero aspettarsi di... Fare i playoff per vincerli con questa squadra che hanno messo in piedi ora con Kyrie Irving, al di là delle dichiarazioni di circostanza, perché normalmente se spendi tutti i soldi che spendi per prendere Kyrie Irving, e poi non ti può presentare in sala stampa e dire allora noi stanno, vogliamo divertirci no? Eh, devi dire noi stanno si punta a vincere perché perché si è investito tutti i sordi su, su due giocatori fenomenali perché restano due giocatori fenomenali però al di là delle dichiarazioni di circostanza io penso che neanche loro puntassero concretamente a vincere l'anello non lo possono vincere però possono fare playoff e possono dare fastidio come hanno fatto l'anno scorso se poi d'estate dovessero riuscire a costruire un roster attorno a questi due, se ne potrebbe parlare, però già era difficile costruirlo attorno a un giocatore come Luca Doncic. Ora, costruirlo attorno a due giocatori del genere e far sì anche che loro due riescano a comunicare in campo e fuori, a giocare insieme, a creare un'unione di intenti per poter puntare all'anello, la vedo complicata. Cioè, anziché migliorare la situazione, secondo me loro se ne sono ulteriormente complicata. Però eh, no, non la vedo così drammatica, cioè non li vedo troppo messi peggio rispetto all'anno scorso. Ecco, ricordiamoci anche che l'anno scorso ha inciso in parte nel percorso playoff di Dallas il suicidio di Phoenix. Quello, no? Perché se Phoenix non si fosse palesemente suicidata, già i playoff dell'anno scorso sarebbero stati diversi. Quindi approcciamoci sempre col, col giusto distacco dalle cose, cosa che io riesco a fare, credo, su tutti gli argomenti che non riguardano Anthony Davis eh, no? e, e cerchiamo di valutare nella maniera più pacifica possibile. Io non penso che questi due possano effettivamente coesistere, ma guarda, non darei la colpa a nessuno dei due in particolare. Ognuno ha i suoi limiti, ognuno ha i suoi pregi che sono enormi, però è, è proprio... Non... Cioè, se mettevi insieme Shaquille O'Neal e Sabonis, erano due dei migliori centri dell'epoca, e però nella stessa squadra non, non potevano... Ha voglia di, ma Sabonis si ricchi anche da tre, è, è ok, ma è, no, non, non possono giocare... Non questa è la mia idea, oggi mi sento particolarmente tranchant nelle mie opinioni, so che questa cosa mi si ritorcerà contro, sarà la primavera, mi è rimasto, mi è rimasto, mi è rimasto un fiondo di capo, mi suona il telefono, ma quante cose succedono qui in, questo, in, questo, in questa live? Bene, questo, non, non so se ho chiarito la, la, la questione, poi insomma è una situazione complicata. E poi vedi che però c'era subito, c'era subito Badile Rotto che si era abbonato terzo mese, io lo saluto e lo ringrazio anche, però per mettere il coltello nella piaga ha scritto «Ma Anthony Davis, sono bastate tre parole per scatenare l'inferno, a questo punto io mi sento chiamato in causa e devo parlare, de de io avrei evitato, però devo, per forza». Anthony Davis ieri sera si è fatto male a un dito, cioè, mi rendo conto che faccia già ridere così, però eh, questo è solo l'inizio, si è fatto male a un dito, ha preso quella che in, in, in gergo noi qui in, in Toscana si chiama una rincarcata, un, cioè eh, il pallone te lo pigli nel dito così e ti si insacca, è eh, il termine invece più, un pochino più tecnico, ti si è insaccato un dito. Questa è una cosa che nella pallacanestro succede sempre, cioè chiunque abbia giocato a pallacanestro, anche solo al campino con i filippini, gli perché non è neanche un infortunio in realtà, è un, un inconveniente, mi, mi verrebbe, cioè è come se te vai da quello che fa il pane, va bene, il panettiere... E lo trovi lì che si lamenta, dice però, c'è tutta sta farina nelle mani. e il panettiere fai! Cioè, che, che, come pensavi che no? E la, la pallacanestro è uguale, giochi a pallacanestro, il pallone te, te lo pigli con le mani e, e quindi evidentemente eh, capita, succede. Ma normalmente, ripeto, non è neanche un infortunio. Io ho giocato a, 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 dei, a dei livelli infimi e nonostante questo non mi sono mai sognato di andare dal mio allenatore a dire oh, ho preso una, una rincarcata lui non solo c'è hanno fermato il gioco lui era lì tutto a mezzo accasciato è si è avvicinato a Darwin eh, M hanno chiamato time out gli hanno messo i tape al dito è una rincarcata ai dito se io fossi andato da un mio allenatore ai tempi uno in particolare, ma tutti in generale, va bene? Uno in particolare, ma tutti in generale. E gli avessi detto, coach, eh, ho preso una rincarcata. A Lui mi avrebbe detto, e, e quindi? E, e da me? Che chi, 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 so chi sono io? Il LeBron James dei diti? Che, 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 che cosa vuoi da me? Vai, vai e gioca, e e no? Oppure vieni a sedere, c'era anche questa opzione qui. Vieni a sedere e non rimetti però mai più piede in campo a quel punto lì. Che perché? Perché questa, questa... E io sono ipocondriaco, eh! Io sono, io sono il, il re degli ipocondriaci, ma nonostante questo, io mi ricordo benissimo alle superiori un periodo in cui lì fui effettivamente sfortunato, ne presi tre di fila, ti dura una settimanetta, ti dura il dito e non riesci, e io ne presi tre di fila, nel senso che tutte le volte che cominciava a, a guarirmi ne pigliavo un'altra, e in quel periodo lì io addirittura avevo cominciato in, a imparare... Bruttissima calligrafia ma insomma, apprende qualche appunto con la mano sinistra perché mi faceva addirittura male a scrivere a scuola, no? Perché poi uno ha anche la sua vita al di fuori. De... E però e, e, continuavo a fare allenamento, continuavo a giocare le partite e non ce l'avevo i tape. No, no, e lui era lì accasciato a te. Io veramente. Ma perché io devo A me veniva voglia di cambiare sport ieri sera, quando ho visto quella scena in che. Lui doveva giocare con Kobe Bryant. Anthony Davis ha, ha sbagliato e, e, età, ha sbagliato proprio era, come si dice, lui doveva giocare vent'anni fa, con Kobe Bryant, perché se te andavi da Kobe Bryant, ai Lakers già c'eri, perché comunque ci gioca anche ora, se te andavi da Kobe Bryant con un dito e avevi preso una rincarcata e dicevi, Kobe, eh, ho preso una rincarcata a un dito, lui diceva, ti diceva e ti rompeva quell'altro 9. Così che te poi ci avevi un dito rincarcato e nove rotti. Questo era la, 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 la cosa. E ora non è più così. Eh, e io vi farò vedere che se non è la prossima partita, lui una partita la salta per questa cosa di questo dito. Oppure, alternativa, non la salta, ma alla prima partita in cui tira male, dice però vedi, e cioè, sto risentendo dell'infortunio. No, 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 no. Io su questo devo dire no, solo una cosa devo dire. No, basta. basta. Io non lo dovevo, lo sapevo ieri sera, non avrei dovuto guardarla la partita in, in, in diretta. L'ho fatto perché l'orario era particolarmente comodo, e, ma se l'avessi fatto come faccio recentemente cioè che, che aspetto e me la guardo di ferita io già lo sapevo perché a quel punto l'avrei saputo prima della partita e lui si era fatto male a un dito e quindi sarei arrivato preparato invece non ci sono arrivato preparato perché era in diretta e, e è finita in questo modo qui. questo mi, mi scuso, mi scuso, però io, può, non io sono un grande... Lo so che magari uno che, che, che arriva ora per la prima volta in questa live diciamo allora, te sei un hater di Anthony Davis No, io sono un grande stimatore di Anthony Davis Perché sennò non ci perderei il capo in questo modo qui Se io fossi un hater direi, vabbè, se, se è rotto, chi se ne frega Invece no, io reputo Anthony Davis potenzialmente il giocatore più forte della Lega È da qui che io perdo il cervello, completamente proprio in maniera irrecuperabile. Bene, andiamo avanti. Ehm dove si era arrivati? C'era le campane di Mefiondu che si era abbonato. Decimo mese, lo saluto, lo ringrazio. Dice: Dico solo Patrick Beverly. Ora, io per chi non avesse ancora visto, non vorrei spoilerare, però ieri sera è successo che Patrick Beverly ha avuto l'avventura di segnare il canestro della vittoria. La partita era già finita abbondantemente, però è stato proprio il canestro che, che ha sancito, no? L'ha fatto bella appunto. Che era marcata da Lebron e io lì, lì mi aspettavo qualcosa anche di peggio in realtà di, di quello che fa. Lui ha semplicemente fatto il gesto, no? Too, too small che fa sorridere, riferito a Lebron perché se c'è una cosa che Lebron non è nella vita è too small, soprattutto rispetto a Patrick Beverly. però è, è goliardia, no? Rientra nel personaggio. Cioè, ripeto, mi aspettavo molto di peggio. Tanto è vero che Lebron. Capita l'antifona, appena ha visto che il tiro è entrato, lui ha preso il pallone e si è girato, cioè ha detto io non lo voglio vedere, perché tanto lo so che no, quindi no, non ne voglio sentire parlare. Mi rendo conto che attiri le antipatie, però io sono follemente innamorato. Da sempre, da sempre, Beh, da quando cioè, portava la, la macchina fotografica all'arbitro. Secondo me un giocatore del genere ci vuole in una squadra, che punti a essere una squadra vera, che punti a essere una squadra vera. Uno, è chiaro, uno, perché già se ce n'hai due è un macello, perché poi non ne puoi sostenere, però uno secondo me ci vuole e i Lakers hanno fatto male a darlo via. Potenzialmente i Lakers avrebbero potuto avere... Nella squadra di adesso sia Caruso che Patrick Beverly, ovviamente eh, sarebbe stata no, se tenevi loro, poi non potevi avere altri, ok, però almeno uno dei due ti serve perché è quel giocatore che. Noi gli trema la mano, innanzitutto, perché Beverly, così come si è preso la responsabilità in questa partita, che tutto sommato era un matiné di, di fine regular season. Sì, importante perché sia i Bulls che i Lakers devono ancora conquistare va bene, però era una partita. Lui la stessa cosa l'avrebbe fatta in gara 7 delle finals, perché fondamentalmente è un incosciente. Non ha contezza di quello che fa sul momento. Poi magari ci ripensa dopo e ti dice: Ma veramente io ho fatto tu small a LeBron James. Però lì per lì lo fa e ci ride anche. e serve, Servono questi giocatori qui. Uno uno dopo i pasti serve. E io mi rendo conto, ripeto: cioè, sicuramente tra voi ci sarà qualcuno che lo, lo detesta e che non riesce proprio a vederlo in campo. Però io ecco sì, ecco, io sono, ho un trasporto nei, nei, nei suoi confronti. Mm, guarda, l'unico modo che avrei per potermi fare un'opinione, diciamo, tra virgolette, oggettiva. Eh, sarebbe che magari in, una, in un contesto di universo parallelo lui si, si sposa con una ragazza italiana, non lo so, insomma gioca per la nazionale italiana. A quel punto, essendo la nazionale italiana l'unica squadra della quale io mi reputo effettivamente tifoso, potrei valutare l'effetto che fa non andare allo zoo comunale, ma um, a, a vedere no? avere Patrick Beverly nella propria squadra. E lì potrei darvi una, una, un colore diverso, una sfaccettatura eh, diversa, eh, però così da esterno io lo vorrei in tutte le mie squadre. Ripeto, non l'ho mai provato, perché non essendo io tifoso di nessuna, non l'ho mai avuto nella mia squadra. Non... Quindi potrei... Questa è l'unica escamotage che mi do. L'unica possibilità di ricredermi che mi do. Però per il momento è questo. Poi c'era Solari3 che si era, era abbonato. Nel frattempo qui mi, mi dite in tanti che Twitch non ha mandato le notifiche. Twitch... Twi, ma cioè veramente Twitch ti rende... Secondo me Twitch è in combutta con Anthony Davis. Siccome sapevano che io avrei, per forza di cose io all'inizio avrei parlato di Anthony Davis e di dito di, di, di Anthony Davis, allora Twitch ha detto sai che io non gli mando le notifiche in modo tale che la maggior parte della gente arriva dopo e probabilmente se la perde lo, lo, lo sfogo iniziale, no? E io salvaguardo un minimo l'immagine. Secondo me è andata così, non mi do altre spiegazioni. Comunque c'era Solari 3 che si era abbonato secondo mese, lo saluto, lo ringrazio, ciao vedo. I Kings vengono visti, eh, vengono visti come la vittima di qualsiasi squadra prenderanno nel primo turno. Non pensi siano sottovalutati? Allora, intanto c'è un grosso punto di domanda che riguarda le condizioni di Diarono Fox. Se è fatto male recentemente, non dovrebbe essere niente di particolare. Però è chiaro che Sacramento, che fino a sei mesi fa non era neanche una franchigia NBA, uno potrebbe dire ma come? Sacramento sono... Tante esperienze no, non è vero. Sacramento da dopo Stojakovic, Weber, Divaz, Doug Christie e Mike Bibby non è, non è stata più niente. A un certo punto c'era The Marcus Kausins e Tyreek Evans, ma è durato poco. Non si fa finta che non ci sia stato. E quindi fino a sei mesi fa non era niente. Ora è invece una franchigia NBA. E eh, però non è che gliene avanza proprio troppissime, quindi avere o non avere di Aaron Fox fa tutta la differenza del mondo. Dovrebbero avercelo per i playoff, dovrebbero essere comunque, tra virgolette, il completo. Eh, anche secondo me sono sottovalutati. Probabilmente perderanno al primo turno, anche perché... Comunque avranno un avversario di un certo tipo. Loro hanno zero esperienza. Non solo zero esperienza come gruppo, cioè zero vissuto come questo progetto qui, ma anche i singoli giocatori, cioè in quintetto è di Aaron Fox, che esperienza ha ai playoff? Sabonis, che esperienza ha ai playoff? Kigamara, Ian cioè non puoi pretendere da questa gente che alla prima cavalcata playoff riescano subito questo è il grosso punto quindi sicuramente perderanno però non avendo niente da perdere perché hanno già fatto no troppo di più un miracolo proprio a arrivarci io non ci vorrei giocare Light the Beam tutte le, le, le varie cose che stanno provando a costruire nel suo piccolo anche Higan Murray leggevo l'altro giorno una statistica che dice che nella storia, ora, i numeri figliateli un po' con le pinze, perché sapete che io con i numeri potrei sballare. Però il concetto è che nella storia nessuno ha segnato così bene, così tanto da tre punti, cioè, così bene, con queste percentuali da tre punti tra i ruchi nella storia, che hanno preso. Mi sembra un minimo di. 400 tentativi, ora non mi ricordo, comunque in generale è una delle migliori stagioni al tiro da tre punti nella storia NBA per quel che riguarda un rookie. E che Marray non è un, un, un tiratore scelto, cioè non è che è lì a fare lo specialista, è un gran bel giocatore. Sabonis è mi sembra l'unico giocatore insieme a Yohic e Will Chamberlain a aver messo in piedi questi numeri da un punto di vista di punti, rimbalzi, assist per un centro nella storia della Lega. Ragazzi, eh, sembrano, sembrano a tutti gli effetti una di quelle squadre in missione. Potrebbe anche benissimo essere che la missione si considera già belle che finita e, e raggiunta con l'accesso ai playoff, però io sinceramente se dovessi scegliere di giocare contro di una loro non li vorrei. Ti dico la sincera verità. Anche perché al di là di tutto giocano un bel basket con dei limiti, non hanno troppissime soluzioni tattiche a disposizione, però se mi dicessero che superano il primo turno io non mi strapperei i capelli. Intanto ecco. perché ce n'ho pochi e quindi non, non varrebbe la pena quei pochi rimasti No, per sacramento. E poi perché tutto sommato, secondo me, potrebbe, potrebbe anche succedere. Poi c'era Gino il Gamer 007 siamo sempre, ricordo names. Mi dite, mi. Me... No, non posso fare il sondaggio qui. Vi. Ehm... Vi, vi spiego perché non mi è cascato l'occhio lì. Io ho la voglia di mettere lì, vedi lì, nell'angolo della parete, un terzo palo luminoso. Secondo me ci sta bene perché completa proprio tutto. E... Il problema è che. Non vi chiedo neanche il parere perché, secondo me, ci sta bene. Va bene, e, e, ma la decisione definitiva la prende la bolletta. Quindi, se il prossimo mese io spendo ai doppio rispetto a quello che spendevo di solito di bolletta, allora il terzo palo non arriva e forse ne sparisce anche uno. Va bene. Se invece dovesse essere più o meno in linea o pochino di più, ci si potrebbe pensare. Quindi vediamo, però per ora intanto sta così, in attesa di siamo in attesa di bolletta. Dice Gino il Gamer, 19 mesi, lo saluto, lo ringrazio di cuore. Ci avete volevo aprire una piccola polemica perché giustamente tanto volevo dire una più una meno. Eh, premetto che ho 14 anni e seguo l'NBA da pochi anni, ma secondo me il vero problema della regular season non sono le difese all'acqua di rose o l'abuso del tiro da tre, ma l'eccessiva durata delle partite e delle pause. Allora, questo è un altro argomento interessante perché eh, le partite ora durano troppo. E questo è pacifico, nel senso che su questo sta lavorando anche l'NBA. Il problema di fondo per il quale fino ad ora non hanno fatto niente è che se te, ha, se te, pa, se te vai da un bambino delle elementari e gli dici «Bambino delle elementari, io ho delle partite che sono sempre durate questi minuti di gioco effettivi, cioè sempre 48 minuti, però ora durano troppo». Cosa faresti te, bambino delle elementari, per evitare che ora durino troppo? Il bambino delle elementari direbbe: bisogna eliminare le pause di gioco. O comunque bisogna fare in modo che durino come, come una volta. Perché le partite sono sempre durate 48 minuti, però ora durano il doppio esagero rispetto a come duravano negli anni 80. Il problema, qual è? Che l'NBA questo lo sa benissimo, ma non lo vuole fare perché è su quelle pause di gioco spesso che guadagna. Nelle pubblicità, nel, nelle, in televisione, sui social, su, anche a palazzo banalmente la gente va a, a comprare le peggio cose in quelle pause. Quindi eh, non vorrebbe ridurre le pause di gioco, delle pause non di gioco. Il problema è che se vai a toccare i minuti effettivi di, di, di pallacanestro giocata, e crei un precedente importante, perché a quel punto anche... tu. Tutte le, le, le cifre statistiche sarebbero da rivedere, tutte le medie dei giocatori, tutti i record storici sarebbero da rivedere, perché se ora potrebbe esserci una vaghissima possibilità che qualcuno si possa anche solo avvicinare ai 100 di Will Chamberlain, se da 48 li porti a 40, chiaramente non c'è più modo, mai più nella vita, e così come anche i record di longevità. Perché se LeBron James in questi vent'anni di carriera, anziché giocare in partite da 48, avesse giocato in partite da 40, ora gli mancava diversi punti e arriva Karim Abdul-Jabbar. Quindi non vorrebbero fare neanche questo. Il risultato del della storia è che le partite continuano a durare una vita e mezzo. Io sono d'accordo con te. In questo senso si potrebbe intervenire, soprattutto in realtà io non capisco il perché questo grosso schieramento a sfavore del numero di partite. Cioè, se te senti in giro, la maggior parte della gente ti dice. I giocatori si infortuniano, il load management, i problemi della lega sono dovuti al numero di partite e nessuno dice ai minuti giocati, a quanto durano le partite. Secondo me sarebbero entrambi argomenti di discussione, poi magari non tocchi nell'uno o nell'altro perché ci sono interessi terzi vari che a volte poco hanno a che fare anche con la pallacanestro giocata, però andrebbero indagati entrambi gli aspetti. Eh, anche banalmente mh, a, a prescindere da, 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 dai minuti effettivi di gioco, ma se le franchigie, soprattutto di, in trasferta, riuscissero tra tutto a risparmiare to, una mezz'ora, e magari poi un'altra mezz'ora riesci a, a risparmiarla dal punto di vista della burocrazia, del post-partita, de, de, delle varie attività collaterali rispetto alla partita. Eh, prova a avere a che fare con back to back e avere un'ora in più di tempo, anche soltanto cioè, per pe vivere oppure in generale per gli spostamenti. Spesso il problema delle squadre NBA è che non si possono, non si possono proprio allenare perché non c'è proprio il tempo. Vanno da una partita all'altra e il tempo che intercorre tra una partita e l'altra è logistica, spostamenti, viaggi. Mettili un'ora in più, vediamo quanto e come cambia la vita dei giocatori nel quotidiano e quindi poi nel lungo periodo anche in quello che ti mettono in campo e, e negli infortuni e tutto il resto. Cioè tutto fa gioco in questo senso, però di questo aspetto qui non ne parla nessuno. Io non sono d'accordo sul fatto che sia il problema assoluto della lega, ce ne sono altri secondo me più urgenti, più importanti, però è uno dei e invece non se ne parla mai. Quindi su questo, su questo mi trovi, mi trovi favorevole. Poi c'era, poi c'era, poi c'era. Steve Nash 93, ventottesimo mese. Ora io non so se so 28, se so 29, se so 30, i, i, i possibili. Cioè da quanto tempo è che siamo qui? Ma 28 so tanti. Ma aiuta, ma di tanti. Quindi grazie, grazie mille. Eh, dice ciao vedo piccolo off topic. Oltre alla forte passione cestistica, ne abbiamo anche un'altra in comune. Qual è il tuo personaggio zanzaroso preferito? Ciao, sei un grande PS, ma Anthony Davis, allora, con Anthony Davis fortunatamente ho già dato. Con Anthony Davis fortunatamente ho già dato. E quindi non rientriamo nel capitolo. Ce ne, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Ne è uscito uno che non so che fine abbia fatto in realtà. So che non interviene più non so se gli è capitato qualcosa anche a lui perché comunque aveva un'età anche lui eh, però ora non, può essere che gli sia, spero di no ma insomma, non so se vi ricordate c'era a un certo punto uno che aveva fondato un, che per chi segue ovviamente questo è un piccolo inciso, un piccolo off topic che poi mettiamo da parte, eh, c'era uno che aveva fondato un partito ce ne sono tanti, avevano fondato tante cose, ma un, questo aveva fondato un partito che si chiamava Italia Morale e che non gli riusciva neanche di dirlo perché la chiamava Italia Morala. E, e io lì non, 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 avevo, non avevo consapevolezza di me. Quando chiamavano lui, e purtroppo non, non interviene più. E non so che gli è capitato. Se gli è capitato qualcosa di brutto perché aveva un'età, non me lo dite perché ci rimarrei troppo male. Però, ecco, se, se invece non avete avuto, no, ehm, Tony da Milano MVP. Non sono riuscito a trovare la sorella di Tony da Milano. Ne parlano tanto, ma io non so chi sia. Basta. Chiudiamo qui l'argomento, perché sennò la cosa è, è, diventa problematica. Ehm, Luhamik 15 nel frattempo si era abbonato, 14 mese lo saluto, lo ringrazio, dice buonasera a tutti da tifoso Thunder spero riusciremo a fare i playoff in modo da far acquisire esperienza al gruppo, poi solo io sono convinto che i Bucks sono nettamente i più forti a Est allora eh, capitolo Thunder, io non so se sia un bene o comunque vedo che siete in tanti eh, in, in chat ad avere lo, la stessa problematica eh, vabbè. Eh, non so se sia un bene o un no per questi thunder fare i playoff. Perché alla fine della fiera, questo è un progetto che necessita, cioè è, è atteso al varco dal destino. Va bene. Il destino e il varco nello specifico si chiama C'è Tolmgren, cioè devono capire, bisogna capire se innanzitutto, se c'è Tolmgren è ancora un giocatore di pallacanestro o no. Perché io tutte le volte che lo vedo è sempre più però poniamo il caso che lo sia capire effettivamente che tipo di, di impatto può avere nell'NBA, prima di tutto, e inserendolo all'interno di questo gruppo, come si, come si mettono a posto le dinamiche. Perché questa ormai è una squadra che quest'anno si è strutturata attorno alla leadership di Shai con Giddy e Jalen Williams, che sono i due difficili no? eh, da, da, da inquadrare come giocatori, ma che stanno dando il vero apporto. Aggiungere un giocatore come... cioè, Holmgren non è che ti può fare il gregario. Io non me l'aspetto una carriera di Holmgren da buon giocatore. Cioè, Holmgren o proprio non, non può stare in campo perché fisicamente non regge l'NBA, e ci sta, oppure se fisicamente regge l'NBA, Holmgren è un big. Cioè, è uno di quelli che è, è chiamato a prendersi la squadra insieme a Shai. Quindi non lo so se effettivamente sarebbe un bene o no che questo gruppo qui di quest'anno senza Holmgren facesse già un'esperienza playoff e quindi partisse ulteriormente più avanti rispetto a Holmgren che poi tornerà a, si ipotizza, settembre-ottobre. Non lo so, però sta di fatto che questa è uno, una delle più belle storie recenti della Lega. In una lega in cui ci sono sempre e solo squadre create a suon di milioni, con stelle prese e, e appiccicate con lo scotch all'interno. Cioè, questa è una bella storia di, di un gruppo costruito di giocatori, magari anche pescati non nelle primissime posizioni, ma che sono riusciti a crescere dentro. Io sono mezzo tifoso Thunder per gli anni a venire. In tutto questo non voglio neanche ipotizzare che possa arrivare Wembanyama. È, è difficile a questo punto vista la stagione che è venuta fuori. Però eh, non lo voglio neanche ipotizzare. Perché lì sarebbe proprio un, un problema enorme. Forse anche per loro stessi. Perché per me Olmgren e Wembanyama in campo insieme non possono stare. Però sicuramente per quegli altri. Su questo è poco ma, ma sicuro. Sul discorso dei Bucs eh, est è complicata est è molto complicata e io penso che le principali candidate alle vittorie finali tutti noi le mettiamo a est qualcuno dice boston qualcuno dice milwaukee qualcuno dice philadelphia e più e più no? e però se fosse a ovest io ti direi che i bucks fanno le finals Quasi sicuramente al netto di infortuni particolari o di sciagure che possano sempre capitare, ma insomma, a est è difficile, è complicato. Però, oggi, se mi dessero rassicurazioni sul fatto che Middleton, anche solo vagamente, assomiglia a Middleton, io pure li metterei al numero uno della mia, del mio ranking ipotetico. Manca ancora quasi un mese all'inizio dei playoff, per cui aspettiamo, poi vediamo la griglia e ne riparliamo. Ma se io oggi fossi costretto a dire una squadra su tutte, che, secondo me, ha le maggiori probabilità di vincere, ci penserei tanto. Tutta la durata di questa live. Quindi, tanto, tantissimo, ma probabilmente anch'io direi i miei luoghi. Quindi, quindi questo. Eh, Papigno dice è cresciuto Holiday. Eh, L'altro giorno leggevo un'intervista... Mi... Io leggo troppe interviste e questo è il mio, è il mio problema fondamentale perché poi mi si... mi si intrecciano nel cervello che già non è particolarmente... E i... I... i proprietari dell'intervista. Cioè le interviste che vedo, allora riesco a, a ricordarmi chi l'ha detta quella cosa lì e associola, Ma quando le leggo... Io mi ricordo l'argomento, ma non ho la più pallida idea di chi l'ha detto, quindi non mi ricordo chi. Però ha detto che il miglior giocatore di Milwaukee in realtà non è Yannis, non è neanche Middleton, ma è Drew Holiday. Io non sono d'accordo, però si potrebbe discutere molto su chi è per davvero la spalla di Yannis. Mentre al momento della vittoria dell'anello secondo me c'erano poche discussioni, il Robin di Yannis era Middleton, complice l'infortunio, la crescita di Holiday, il cambiamento di prospettive anche della squadra, oggi secondo me si potrebbe discutere. Cioè al momento non si può neanche discutere perché al momento è chiaramente Holiday, però c'è sempre l'idea di dire ma Middleton non è ancora Middleton, deve recuperare, deve essere. Quindi nei progetti forse c'è quello di far tornare... Middleton a prendere quel ruolo lì, ma non so così tanto sicuro che gli riesca. Per meriti di Holiday è eh, più che ancora che per demeriti di Middleton o della sua situazione fisica poi c'era H. Gabri che si era abbonato diciottesimo mese, lo saluto lo ringrazio, dice "Ciao io continuo la mia crociata contro Kid, capisco i problemi del roster ma non penso derivino tutti dalla composizione di esso uno perché hai perso due partite contro Charlotte che sta messa molto peggio di te e su questo ora ci si arriva due perché anche a inizio anno è mancato per qualche mese Finney Smith ma i risultati non erano così agghiaccianti il problema secondo me è psicologico e di chimica di squadra e Kid non si sta dimostrando capace di gestire un gruppo, ottimo elemento da mettere nel tuo staff, ma pessimo coach. Avevi ragione, Beverly l'aveva cerchiata in rosso sul calendario la partita contro i Lakers. E anzi, ti dirò di più: io mi aspettavo ancora più spettacolo. In realtà l'ha dato spettacolo, ma solo sul finale. Fino a quel momento ci ha provato in un altro paio di situazioni a, a, a mettere in piedi un po' un, un, un circo. Non gli, è non gli sono andati dietro, non gli è riuscito, ma sul finale, poi a quel punto aveva, aveva accumulato dopo tutta la partita e lì, e lì è esploso. Allora, Kid io se ne è parlato altre volte, non mi ricordo se con, probabilmente con te a questo punto leggendo il messaggio. Io in generale ho una buona stima di Jason Kid io penso che sia stato fondamentale nello sviluppo, nella crescita di Yannis ai tempi e penso che potrebbe essere fondamentale in quella di Doincic, però su questo ancora ho dei dubbi. Non sta facendo bene. Con questa squadra qui. E questo è, è fuori di discussione, perché anche dal punto di vista di come sta in campo questa Dallas, io sinceramente da quando è arrivato Jason Kidd, e ormai diverso tempo, a ora, tutti questi miglioramenti non li vedo. Il problema vero è, è colpa di Kidd. Oppure, se anche ci fosse stato Red Auerbach o Phil Jackson o Greg Popovic o Pat Riley o qualunque altro allenatore, vi viene in mente questa squadra aveva delle lacune enormi e, soprattutto, ora si è andata a complicare talmente tanto la vita a un Kyrie Irving che comunque non sarebbero riusciti a tirarci fuori niente. Questo non si sa all'atto pratico, non si può avere neanche la controriprova. Perché, eh, anche se un domani Kid venisse esonerato e pigliassero un altro allenatore, poi comunque la squadra cambierebbe, quindi eh, no, non si potrà mai sapere con certezza. Certo è che per ora questo gruppo mi sembra abbastanza impermeabile a eventuali direttive che gli vengano date: cioè, o non gli vengano proprio date, e allora lì sì che sarebbe colpa di Kid, non lo sappiamo, oppure gli vengono date, ma non c'è ricezione. E questo di solito è il preambolo che poi porta dritto al cambio di allenatore. Io penso che Kid, che questo possa effettivamente essere l'ultimo anno di Kid al Dallas, e penso però che anche quando sarà sostituito. Difficilmente noi ci si, ci si farà un'idea di quanto bene o quanto male ha fatto Kid. Certo, magari vedendo più o meno la stessa squadra con un altro allenatore, se continua a giocare male, allora uno rivaluta in parte l'operato. Comunque sarebbe postumo rispetto all'esperienza e quindi lascerebbe il tempo che trova. Ma comunque no, se invece con il nuovo allenatore vinca un anello, allora uno dice vedi che, però, il problema di Kid. Però è comunque, è comunque difficile, secondo me, da capire perché non c'è stato mai neanche un, un pre-Luka Doncic. Se noi si fosse visto un Luka Doncic prima di Jason Kidd, eh, e beh, un Luka Doncic però in un contesto di squadra con delle ambizioni cioè noi Luka Doncic, Rui al primo anno e non si sapeva neanche cioè noi si sapevano, noi europei ma loro americani non sapevano neanche se sarebbe potuto essere un giocatore o meno quindi un Luka Doncic con un, con un gruppo quantomeno credibile intorno prima di Jason Kidd no? Non si è quasi mai visto per cui non, non si sa neanche fino a dove arriva la colpa tra virgolette di Jason Kidd e, e la colpa di Luka Doncic perché è anche difficile impostare un gioco d'attacco in cui comunque che, che possa comunque prevedere il pallone a Luca Doncici per 20 secondi e che quello è e se, se Doncici deve tenere il a 20 secondi io ho 4 secondi di margine per far succedere qualcosa come, fo, come faccio a far succedere qualcosa è molto complicato quindi è innegabile che che ora con Kid la cosa non stia funzionando e io credo che questo sia propedeutico al cambio di allenatore. Non me la sento però io di dare proprio tuttissime le colpe a Kid, anzi, questa squadra ora come ora, secondo me, è, è proprio difficile riuscire a, a tirarci fuori un, un qualche cosa di organico, di funzionale. Perché oltretutto non, non è soltanto sbilanciata, è, quei due sono anche troppo forti. Perché se fosse una squadra sbilanciata, in cui però puoi cercare di intervenire per riportare un po' d'equilibrio, ma con quei due per avere un equilibrio sotto canestro, ma, ma chi ci devi portare? Cioè Yannis e, e Anthony Davis per l'appunto. Però e poi come fai a, a avere una squadra con questi quattro? Intanto non ci verrebbero, ma come fai a, a mantenere questi quattro stipendi? Cioè si sono proprio quasi scavati la fossa di per conto loro. Io non credo che possano vincere. Nella maniera... Ho in questo momento la stessa convinzione che avevo sull'impossibilità di vincere di Dallas ai tempi dei Lakers di inizio anno con Westbrook, non perché sia stata, lo sapete, secondo me esclusivamente colpa di Westbrook, ma per far capire il periodo. Secondo me quelli non potevano proprio vincere. Questi di ora un barlume di speranza ce lo possono anche avere. Barlume eh, si parla sempre, però quantomeno sono, assomigliano di più a una squadra. Io su Kid non lo so, ecco, morale della favola. Sicuramente ora non sta funzionando, però che ti devo dire? Io lo vorrei nel mio staff, su questo sono d'accordo con te. Come head coach parliamone, perché alla fine della fiera in effetti i risultati parlano di un, di un, di un Jason Kid head coach che ha praticamente sempre fallito gli obiettivi che aveva. Quindi, non è che i risultati possano, si possano far valere quando ci fa comodo e non far valere quando non ci fa comodo. Per cui, questo poi c'era anche sa podcast, ventiduesimo mese. Lo saluto, lo ringrazio di cuore, ci vedo come sempre al top. Domanda secca, forse senza senso: se in, sei in una squadra che deve ricostruire, parti da Garland o da Ali Burton? Allora, ci penserei, però ti dico ci penserei il tempo che ci ho messo da quando ho finito di leggere questa domanda a ora che ti dico Ali Burton. Quindi ci penserei, ma ci penserei poco. Ti spiego perché. Perché secondo me Garland è un fenomeno. Può essere uno dei giocatori più rappresentativi del ruolo di Playmaker della sua generazione. Però diciamo che è un qualche cosa tra virgolette che, tra molte virgolette, ma che si è già visto. Cioè, io me lo posso immaginare in qualche modo il futuro di Garland. Può andare meglio o peggio, può avere degli infortuni imprevedibili oppure può avere uno sviluppo importante. Però è, è quel giocatore lì. Ripeto, stiamo parlando di uno che può diventare uno dei giocatori più rappresentativi del ruolo della sua generazione. Quindi neanche un semplice, tra virgolette, all-star, proprio un giocatore di quelli che fanno un'epoca. Però me lo immagino il futuro di Garland. Il futuro di Ali Burton, io no, non me lo riesco a immaginare, perché questo a volte pare Chris Paul più alto, con più possibilità di fare... Cane cioè, ulti negli ultimi mesi lui sta scherzando con l'NBA. Lui comincia la partita. Scher lui scherza per tre quarti, per tre quarti lui mette in piedi assist, recuperi, gioca anche contro voglia, e poi nell'ultimo quarto fa 20 punti e spesso ti vince la partita. All'età che ha è alto quanto è alto. Tira, vede la pallacanestro come forse nessuno. E... Quindi, che cosa? può essere anche un floppone apocalittico, eh? Parliamoci chiaro: in questo io ho più. Sicurezze nel, nel futuro di Garland. Io non credo che Garland possa effettivamente essere un floppone apocalittico. Può andare più o meno bene la carriera di Garland, però io me l'aspetto nei, nei punti, nei posti che contano per tutta la carriera. Aliburton può anche essere un floppone apocalittico, perché è un giocatore troppo strano. Però mentre di Garland ti puoi immaginare, per esempio, qualche comparison, io non ce l'avrei una comparison per Aliberton. Chris Paul più alto, M Magic Johnson con meno punti e, e, meno, e meno carisma. Però è difficile, devi cominciare a fare intanto scomodi nomi importanti, e poi devi cominciare a fare tutta una serie di puntualizzazioni: quello, con più di quello, quell'altro, meno di quell'altro. È un giocatore che potrebbe. Penny Hardaway, però anche Penny Hardaway non era così tanto Playmaker, forse era più realizzatore per certi aspetti, ma non, è, non aveva questa visione qui. E secondo me non c'aveva neanche questa caratteristica che è veramente difficile da trovare nei giocatori. di prendersi proprio la squadra in mano nel finale di partita e portarti laddove devi essere è chiaro, un conto è farlo a Indiana quest'anno che non ha la minima ambizione di niente e un conto può magari farlo in un contesto in cui no, ti giochi playoff o, o magari eh, sei anche in una partita importante lì, lì poi si valuterà se mai ci dovesse arrivare effettivamente il giocatore però eh, per quello che si può vedere fino ad ora è tanta roba e siccome quando si parla di giocatori giovani io mi sentirei sempre di rischiare, secondo me devi rischiare con i giocatori giovani, perché un conto è un giocatore che ha 30 anni o giù di lì, a quel punto te hai già capito che tipo di giocatore può essere, quali sono i pregi, quali sono i difetti e soprattutto se è affidabile o meno dal punto di vista fisico, questa è la cosa fondamentale. Può sempre capitare l'infortunio che ti chiude la carriera di punto in bianco, però in generale a 30 anni lo sai se uno è injur injury prone oppure no. A quell'età lì di Garland, di Halliburton, ancora non lo sai. E siccome questo nella pallacanestro di oggi è l'incognita più importante in assoluto, proprio te, tutti questi giocatori giovani li devi tutti immaginare appesi a un filo, fino a che non hai capito di che pasta sono fatti dal punto di vista fisico. Quindi quando hai a che fare con un giocatore giovane così tanto è sempre comunque un rischio, per cui tanto vale rischiare. Tra i due prendo quello che mi offre il maggior rischio perché connesso al maggior rischio c'è anche la maggior possibilità di guadagno. Non lo so se mi sono spiegato oppure no, soprattutto non so se ho ragione o meno, questo sempre, a prescindere, però soprattutto in questo, in questo caso qui. Però non avrei troppissimi dubbi, ti dico, ti dico la verità. Poi c'era il Bomber che si era abbonato Sesto mese, lo saluto, lo ringrazio, dice Sera ed oggi voglio proporti il mio quintetto all-time inteso come squadra vera e propria. Stephen Curry, MJ, Miller de Hiller, Draymond Green e da 5 sono indeciso tra KG o Dirk. Sesto uomo il tignosissimo Sean Marion. Ce la vedi come squadra vincente? Vincente è il termine specifico, ora ti spiego perché. Eh, comunque, ed ho visto. Nelle mod per NBA 2H eh, per PC che sono roba da chiodi. Mi sembra si chiami PC Basket con Eurolega Nazionali, sembrerebbe molto interessante. Ogni tanto, io ho avuto qualche segnalazione di questo tipo. Il problema è che non, non viene fatta, essendo una mod, da canali, diciamo, ufficiali, cioè non è. NBA 2Hey, il cinese che fa sta roba qui, sono utenti più o meno accreditati più o meno e quindi io non me la sono mai sentita di portarlo sul canale perché poi so che aprirei un vaso di Pandora che non, è, che non finisce mai perché ma te hai preso i dati di quello dovevi pigliarli di quell'altro dovevi pigliare alcune caratteristiche di quello e alcuni di quell'altro e, e non si finisce mai invece così, sì il gioco fa schifo perché fa schifo però almeno si sa di chi è la colpa e, e no e quindi non l'ho mai preso per questo però sono molto interessanti e io spero che qualcuno di questi Possa ricevere un giorno un qualche tipo di affiliazione, tra virgolette, ufficiale con NBA 2K, in modo tale che noi si piglia quella roba lì e hai il primo che dice: Eh, ma io devo, questo è accreditato. Basta, ho preso questo perché è rifattela con i cinesi. E a quel punto io me, me ne lavo le mani, capito? Quindi, però ne potremmo, ne potremmo parlare. Perché ti dico vincente? Secondo me è il termine chiave di questo, di questo gruppo qui perché. Secondo me questi non, neanche te pensi che siano tutti effettivamente il miglior giocatore della storia di quel ruolo lì. Magari qualcuno sì, ma tipo Draymond Green, io non penso che, che uno possa dire è il miglior 4 della storia. Però è uno di quei giocatori che messo in, nel contesto giusto, quale potrebbe essere questo, potrebbe essere il giocatore più determinante per poter arrivare a vincere qualche cosa e questa squadra qui secondo me avrebbe tanta di questa, di questa propensione alla vittoria se la domanda è secondo te questa è la squadra più forte di tutti i tempi io ti direi no però se la domanda invece fosse ma secondo te questa squadra qui potrebbe vincere magari svariati anelli su successivamente l'uno dietro quell'altro assolutissimamente sì e magari si piglierebbero a cazzotti è molto probabile che si piglierebbero a cazzotti, perché non puoi mettere nella stessa squadra Jordan, Reggie Miller, Garnett e pensare che, no, e Draymond Green, vabbè, ma insomma. E quindi la gestione sarebbe complicata. Però sono tanti dei migliori giocatori in assoluto nella storia nella capacità di Fare quelle cose che servono per vincere la partita e poi nel lungo periodo, conseguentemente, le serie, i playoff e l'anello. Questa è una caratteristica che non è stati sta statisticabile cioè non è che alla fine della partita te puoi dire ok, questo giocatore qui ha fatto sette cose che per, fa per vincere la partita e quindi gli do sette di valutazione in più, sette cose per vincere la partita no, perché sono molto opinabili, perché sono molto soggettive perché spesso sono cose che non vanno neanche sul tabellino perché poi eh, spesso sono cose che neanche ti accorgi che ha fatto però c'è un'enorme differenza tra giocatori che quelle cose lì le fanno e giocatori che non le fanno. E spesso, e questa è la differenza che passa tra le squadre che vincono e che non vincono, ci sono squadre anche mh, molto più forti secondo me di, di tante altre che però non hanno mai vinto neanche un anello. Proprio perché all'interno, pur essendo forti, pur essendo completi in tutti i ruoli, in tutti i reparti, però non c'era anche solo quell'un giocatore che quando c'era da vincere la partita ti faceva quel piccolo, quel piccolo dettaglio. No? Alle volte, magari, ripeto anche la cosa che non va nelle statistiche: che però la fai, vinci, non la fai, perdi. E questi giocatori qui, tanti di loro almeno, eh, erano, secondo me, spiccavano nelle statistiche ipotetiche virtuali di cose che ti fanno vincere una partita. Quindi sì. E poi c'era Fredo 17 che si era abbonato, quindicesimo mese, lo saluto, lo ringrazio, dice, cioè io do due centesimi su chi passa dai play-in e, e come potrebbero andare eventuali primi turni, non vedo l'ora che tornino i due centesimi veri. Spiego per chi magari l'anno scorso non c'era, il canale quest'anno è cresciuto tanto, io sapete sono molto contento di questo, con i playoff la programmazione cambia nel canale, si ferma. Ma in un certo senso, eh, perché eh, ci sono i miei due centesimi, cioè un appuntamento settimanale, tanto per la Lega Basket quanto per l'NBA su quello che è successo in quella settimana lì nei play-off. E quindi le varie serie, partita per partita magari no, però alla fine dei playoff sì, all'inizio serie per serie si cerca un po' di, di, di capire tutto quello che è capitato e si cerca di stare un pochino più dietro alla cronaca effettiva nel periodo dei playoff. Questo si chiama due centesimi. Ehm sì sì è arrivata, non ci sono ancora arrivato io ma la notifica è, è, è arrivata è difficile fare un, 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 un pronostico ora al momento la classifica è questa ve la faccio vedere tanto di qua quanto di là se riesco a prendere le conference posso dire una cosa a questi qui che hanno fatto il, il coso, il, il, la grafica del, dell'app NBA ma che okay, vi ostava fare una rigaccia bianca tra la sesta e la decima? Se vai a vedere, ora se io mi avvicino, e ve lo fo vedere meglio, vedi? E c'è una, una righina leggermente più colorata dopo i Bulls e leggermente tratteggiata dopo Brooklyn. C'è, ma una potevi fare un po' più visibile a, a primo acchitto, proprio così che ti ci casca l'occhio e capisci subito che quelli andrebbero ai play in. Eh? Non si poteva fare, no? Eh? Secondo me era meglio. Ora fatemi rimettere il microfono centrato perché se no mi dà noia. Eh, al momento, comunque, mh, di, sesta, se, eh, settima, ottava, nona e decima posizione ci sarebbero a est Miami, Atlanta, Toronto e Chicago. Va bene, e, e, quindi, e quindi sarebbero fuori Indiana, Wizards, Orlando, Charlotte e Detroit, Charlotte e Detroit ufficialmente. Se questo fosse io tra questi l'unica, ti dico, che potrei vedere con delle ambizioni effettive, magari non di vincere l'anello, ma comunque di fare strada ai playoff e Miami. E anche su questo ci sarebbe da discutere, perché tanti dicono, ma è la fine di un ciclo, è la fine di questo progetto, l'aggiunta di Kevin Love... Non è servita a niente. Jimmy Butler è vecchio, non ha più capelli lunghi. Questo solo io in realtà direi. Ma insomma, però, eh, io con Miami non... e con Jimmy Butler ai playoff non ci vorrei avere niente a che fare. Tutte queste altre sinceramente, Atlanta sta solo aspettando agosto per potersi liberare di Trae Young. Toronto deve capire se effettivamente Scottie Barnes può essere il giocatore del suo futuro oppure no. Chicago sta aspettando di capire che fine fa Alonzo Ball, eh, fondamentalmente. Mm, però non hanno, secondo me, ambizioni, per... quindi direi Miami tra queste. Viceversa a Ovest, Minnesota, Pelicans, Lakers e OKC. Zion è, è, è vivo e lotta insieme a noi oppure no? perché eh, sulla base di questo passano, secondo me, tanta della credibilità dei Pelicans, che poi ora che stanno giocando con Ingram e tra i Murphy l'altra sera fecero tipo 30 punti uno e 30 punti quell'altro, cioè in teoria loro già ce l'hanno la squadra pronta anche senza Zion Williamson, però è un giocatore talmente ingombrante non solo di aspetto, ma proprio dal punto di vista del de gioco in campo, che non puoi prescindere da sapere se lui farà parte o meno del tuo futuro. E io, mh, ora come ora, prima dell'ultimo infor dell infortunio, lo sapete, io ci ho fatto anche sicuramente una live, forse anche un video, io sarei andato nella direzione di provare a liberarmi di Ingram, perché vedevo che la squadra assumeva de delle caratteristiche interessanti, molto interessanti, attorno a Zion. E io sono convinto che i due insieme non possano giocare. E Ingram sul mercato te lo spendevi? No, bene di più. Dopo questo infortunio, che secondo me ci dice ancora più cose su Zion Williamson rispetto a quelli passati, rispetto anche a quelli che gli hanno fatto perdere una stagione intera, il piede, i problemi vari, perché quello. Ripeto, può capitare in un momento della carriera, hai una serie di problematiche che richiedono più tempo, in BID ha startato due stagioni, però ora comunque è un giocatore, lo vorrei ancora più in campo, però è un giocatore, cioè va bene, quindi il problema è stato superato. Però con questo infortunio di ora, che veramente sembrava un infortunio da niente, io l'ho visto in diretta. Io pensavo addirittura che rientrasse in partita in quella partita lì. Cioè sembrava veramente è uscito sulle sue gambe abbastanza. Cioè. E, e, e rischia di aver finito la stagione regolare, poi forse chissà per i playoff. Secondo me, questa è la pietra tombale. Non ti voglio dire sulla carriera di zain, non voglio essere troppo pessimista, ma sulla possibilità di farci effettivo affidamento per una squadra che punta a costruirci addirittura un progetto intorno. Quindi io oggi. Addirittura mi proverei a giocarmi lui sul mercato, provando a costruire intorno a Ingram e, e tra i Murphy sarebbe comunque una un piano B perché io avrei voluto costruire intorno a Zion, ma non mi fido più, assolutamente non mi fido più. Quindi, questo per quel che riguarda i Pelicans e poi i Lakers, l'unica altra che secondo me può avere ora come ora ambizioni importanti. Di nuovo, ehm, valutiamolo. Questo importante, P pensiamole no? Però sicuramente ti dà fastidio. E, e dietro, nell'altro caso, a est, io non penso che nessuno possa effettivamente far paura per rientrare. Dallas, però, secondo me il play in lo fa. E su partita secca ti può danno noia. Poi sulla serie, no, assolutamente, assolutamente no. Idea mia di ora, eh, poi ne, ne rifarleremo. Poi c'era Body Zerg Hasting che si era abbonato. Sedicesimo mese, lo saluto, lo ringrazio, buonasera e considerazioni sparse. Vanderbilt con 10 cm in più sarebbe un 5 da massimo salariale. Ora allora le leggo tutte e poi ti dico: Kat, se avesse voglia di metterci un pochino di più il fisico con il rilascio che ha, potrebbe essere top 5 nella lega. Bev, deve sperare che nella prossima contro i Lakers LeBron abbia una ricaduta, se no, citofonare casa a Jason Terry, un inglese molto alto. Vi ricordate, no? Jason Terry quando fu sorvolato dalle proprio oltrepassato, e... Da, da LeBron James ai, ai tempi dei tempi, a due l'ha fatto LeBron James quella cosa lì, proprio di passargli sopra oh, con, con tutte le scarpe. Uno era Jason Terry, l'altro era sulla linea di fondo ai tempi di Miami. Sai, non mi ricordo chi c'era sotto, ma c'era Reddick. Eh? Mi ricordo che era un esterno bianco ma non mi ricordo chi c'era, che fu pro proprio sorvolato, passato sopra da Lebron. Chi era? Forse era Reddick. Non lo so, comunque se, se vi ricordate voi chat fatemi, fatemi, fatemi sapere. E', e, e è molto, è molto, è molto probabile che, che ci provi. Io non credo neanche che Patrick Beverly se lo faccia fare. Non nel senso che lo stoppa, chiaramente, ma nel senso che lo tira giù, flagrant 14, espulso e, e, e squalificato a vita. Però non credo che se lo faccia fare. Però sarebbe, 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 sarebbe sicuramente interessante vedere la prossima, anche perché... Così come ora Patrick Beverly se l'era legata al dito e se l'era circo circolato in, in, in calendario questa partita con Lakers, è ora LeBron che se l'è legata al dito, con Beverly nello specifico, non tanto con Bulls, quindi questa sarà, sarà interessante. Vanderbilt ha una caratteristica eh, che io non vedo in NBA dai tempi di Hennet Farid... E in Italia dai tempi di Travis Watson, cioè quella di saltare più e più volte per poter toccare il singolo rimbalzo. Sullo stesso rimbalzo eh, Vanderbilt salta anche tre o quattro volte, la tocca, la spizza anche tre o quattro volte, soprattutto in attacco. Ecco, questo è il vero, il vero margine di miglioramento. Io non penso che Vanderbilt possa diventare tiratore da 50% da tre punti, oppure giocatore da 25% di media partita. Ma se la stessa verve, se lo stesso impatto che ha oggi sui rimbalzi d'attacco dovesse cominciare in un futuro a averlo anche su quelli in difesa, allora potrebbe essere il rodman, tra virgolette, di questi, di questi Lakers. È un giocatore che, che, io, che, io, che io adoro, anche Yohichi ce li fa, però Yohichi ce li fa senza saltare, questa è la differenza e per questo ho detto dai tempi di Hennet Farid, perché sono due giocatori molto bassi per, per la media dei, dei lunghi NBA, che quindi per poter fare quella cosa lì devono saltare 3-4 volte a ripetizione proprio sullo stesso gesto atletico, caschi e risalti sulla stessa, caschi e risalti, Yogi ce lo fa senza saltare, questa è l'unica l'unica. Mm, differenza però, però è, è tanta roba io sinceramente non credo che possa esistere oggi in NBA un giocatore più congeniale a giocare in questi Lakers sotto canestro rispetto a Vanderbilt ho detto il più forte della lega eh? il più congeniale a giocare in questo in questo contesto e invece Carl Anthony Towns io ho un'opinione su Carl Anthony Towns, c'è un non detto, ce l'hanno esplicitamente confermato, cioè non è semplicemente stato un infortunio quello che lui ha avuto, c'è stato un, un aggravarsi, c'è stato altro che è successo e quindi lui da che doveva saltare 20, 20 giorni ha saltato praticamente tre quarti di stagione. Non è mai facile, anche perché quando lui si era fatto male, si era completamente in alto mare nel tentativo di cominciare a farli giocare insieme Gobert e Carl Anthony Towns... Gobert, Carl Anthony Towns e Anthony Edwards... quindi salti tre quarti di stagione... ora è un disastro perché non, non, non funziona più niente... stanotte Anthony Edwards ha sbagliato lo sbagliabile... Gobert ha preso 18 rimbarsi... Cioè, ora, ora siamo allo sbando in cui ognuno fa per conto suo... però tutto sommato stanno facendo bene... però c'è una caratteristica... ognuno per conto suo... però c'è una caratteristica... da quando è rientrato... Su due partite che ha giocato, Carl Anthony Towns è stato decisivo nel finale di partita tutte le volte che ha toccato palla. Tiri liberi, tiro a tre. E questa è una caratteristica che plasma il carattere di un giocatore. Quando ti capita all'interno di una stagione anche sfortunata come questa, più episodi nei quali riesci a essere decisivo sul finale di partita per la vittoria della squadra, quello di solito è propedeutico a farti fare un, un gradino in più, uno step in più di crescita. Siccome Carl Anthony Towns già dapprima era uno dei prospetti più, interess prospetti ma insomma, più interessanti in assoluto nella Lega, questa cosa che gli è capitata e che lui è stato bravo a cogliere e a far fruttare potrebbe tornare molto, molto utile a Minnesota e a lui nello specifico. Poi la questione su, su Minnesota... Quella che è, quella che è. Anch'io l'ho sempre visto per certi aspetti troppo soft, Carl Anthony Towns. Te dicevi giustamente, usasse di più il fisico, potrebbe essere. E in realtà sai però perché me ne sono accorto? Me ne sono accorto a causa sua. Perché vedendolo giocare così, per me quello era Carl Anthony Towns. E quindi io non ho mai avuto troppi. Era su John Lucas la schiacciata di Lebron. Forse sì, però non era bianco John Lucas, però forse sì, forse era proprio su John Lucas Ex Treviso, peraltro, ex Roma se non vado errato. Quindi, sì, forse sì, forse sì. Comunque, al di là di questo. Eh, vedendolo giocare così, dicevo Carl Anthony Towns a inizio carriera, io non avevo l'impressione che, che si avesse a che fare con un giocatore troppo soft, o comunque soft, forse non è corretto. Poco propenso a sbucciarsi le ginocchia, a metterci, no? A rimetterci l'incolumità fisica, esasperando il concetto. Mm. Il problema è che poi, le rare volte in cui l'ho visto invece veramente dentro alla questione, perché gli era preso i 5 minuti, perché l'avevano fatta arrabbiare in qualche modo, perché. Pensava di essere eh, stato eh, in qualche modo danneggiato dagli arbitri, cioè ha avuto dei, degli sprazzi di partita in cui ci ha dato fisicamente, e allora lì ho detto: Ah, allora, sei, allora potresti essere questo. E allora vuol dire che sei soft. Normalmente, la palla canestro è brutta, perché la palla canestro ti espone anche ai tuoi stessi difetti, cioè sei te stesso che ti auto-esponi, metti proprio sul piatto i tuoi stessi limiti, nel momento in cui qualche volta riesci a superarli. Allora uno dice, allora potevi farlo, allora vuol dire che fino ad ora non l'hai fatto, è colpa tua. Ma come, ho fatto una cosa buona, te la rifai o me? Sì, perché la palla è particolarmente tignosa. Quindi anch'io lo vorrei sempre come quando gli pigliano i 5 minuti, però penso che quella è una cosa che è proprio caratteriale, cioè o ce l'hai o non ce l'hai, non la puoi neanche insegnare, puoi provare a lavorarci ma no, no, no. Però è molto vero, è molto vero. Poi c'era Giovanni Freda che si era abbonato, ottavo mese, lo saluto, lo ringrazio. Dice: E siamo a 8, meno 1 dal bambino. Un saluto a tutta la chat, sapete, no? i punti di riferimento ormai storici del canale: la gravidanza, l'anno completo, cose ormai sapute e risapute. Grazie, grazie mille. E poi c'era anche Wendell Carter Jr. 34 che nonostante il nickname. Sei abbonato per il settimo mese e quindi, nonostante il nickname, io lo saluto e, e lo ringrazio di cuore a prescindere da tutto. Anche perché dubito che sia un nickname casuale, cioè non è da dire che te sei arrivato qui e hai detto beh, mi chiedo un nickname. Fammi pensare a un giocatore che mi piace particolarmente. Wendel Carter, non penso che sia andata così, o è andata così, perché allora a quel punto sarebbe grave, non credo. Comunque va bene. Questo, questo, saluto. Ringrazio. Mi sembra che non ci siano domande allegate. E quindi, e quindi, e quindi siamo a un'ora e venti. Eh, quanti bits abbiamo? Li facciamo ora o li facciamo dopo? Li facciamo dopo? Va bene. Va bene se li facciamo dopo. Non mi sembrano tantissimi, li facciamo dopo. Dai, facciamo un, un peltle così rapido e, e poi, e poi passiamo, passiamo ai Beats. Allora, Peltel Unlimited. P Ragazzi, questo si è già toccato. Io vi giuro che questo noi si è già fatto perché mi ricordo la sagoma e non ho la più pallida idea di chi sia. Esattamente come non l'avevo ai tempi. Noi questo si è già fatto e si è già sbagliato. Mi sbaglio? Io sono quasi convinto che questo ci sia già toccato e noi si sia esaurito tutti i tentativi. Un era, era shredder alla fine. Ah, ma ho fatto solo il. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Gnosa ho fatto l'Unlimited. No, ho fatto l'Unlimited. Allora si fa prima l'Unlimited e poi quello normale. E... e poi quello normale. Ho sbagliato io. Sai che secondo me alla fine questo era di Angelo Russell, che si era fatto l'altra volta. Ta vedere. Eh? Però vedi che questo Unlimited e c'ha qualcosa che, che, che non torna. eh Allora, vedi. Vi dico che è, che è di Angelo Rasse perché quando io vo' qui, coso, mette a fo', oh, non, non ce lo mette, insomma, quando io vo' qui e pigio, vedi che lui non mi, fa, non mi fa, vedere niente, quindi vuol dire che è lui, era di Angelo Rasse, ormai abbiamo imparato che quando Pelton Unlimited fa questa cosa qui, è, è, è lui, ora fammi ricaricare la pagina per vedere, ma... No, no, me lo fa caria, è lui, è lui, è lui, era di Angelo Rasse. Però Peltalan Limited eh, non funzioni tanto bene. Ora facciamo il Peltalan normale, che, che, funziona, che funziona meglio. Ecco. Peltalan normale funziona meglio io questo non lo conosco così vedendolo di primo a Kito il primo mi è venuto in mente e approfitto per ricordarlo purtroppo non può essere lui anche perché è, non solo non è più un giocatore ma purtroppo è, non, non è neanche più tra noi Rolando Auel io l'ho visto ho detto questo è Rolando Powell, in realtà non può essere lui però mi fa piacere averlo comunque ricordato io non so chi sia ragazzi onestamente questo Ora ve lo, ve lo metto più vicino, questo qui, questo non ha proprio nessun tipo di indicazione. Questo non, proprio non lo puoi sapere. Questo devi, devi per forza tirare a caso. Mi dite in tanti Jevon Carter, proviamolo, proviamolo, però non è Jevon Carter. Abbiamo pescato però il fatto che sia della Easter Conference. Quindi per ora sappiamo soltanto che ha la silhouette più anonima della storia di gioco e che gioca nella Easter Conference. Io non ho idea di chi possa essere. Ma PJ Tucker. A me PJ Tucker mi sembra più, più, più tignoso, cioè più grosso, più... Secondo me non è PJ Tucker, ragazzi. Altri nomi? A De Baio, manca De Baio. A De c'ha più spalle. Caruso mi sembra invece troppo piccino. Nota un po' S. Orford. Mi dite in tanti Orford proviamo Orford, vediamo che viene fuori, ma almeno ci darà qualche indicazione. Allora, non è Orford, però abbiamo saputo che è un 6 piedi e 9 Eastern Conference. Non ha 36 anni, ma ci va vicino. Non è una guardia ala, ma ci va vicino. Quindi, o è una. Oh, scusate, non è un ala centro, ma ci va vicino. Quindi, o è un centro, o è un ala. Di un'età, vicino ai 35 anni. 6 e 9. Easter Conference. O centro, o ala. Eh, questo è difficile. Guarda che Taj Gibson. Ma Taj Gibson dove gioca ora, scusate, eh, perché io. Tyche Gibson 6,9 potrebbe essere la Division, la Division non si sa, si sa che non è la Central e non è l'Atlantic, non è la Central e non è l'Atlantic. Aspetta, ve lo metto più vicino, c'è un po' di barbetta, c'è un po' di barbetta. Potrebbe essere Taj Gibson, che tra l'altro è 6 e 9, quindi proviamo, è Taj Gibson, signori. Niente poco di meno che uno dei giocatori più cattivi. Anzi, mi, 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 mi dispiace non averlo azzeccato perché è uno di quelli che io, però, vedi, non avendo capelli, Taj Gibson. Mio <ride> io per me no, no, non sei capito. Non sei bene. Bene, bene, bene. sono molto felice, l'abbiamo azzeccato. Vogliamo dare un'altra chance a Pelton Unlimited? Perché oggi ha fatto schifo sodo, però. Eh, va bene, dai, diamogliela però velocemente, ragazzi. Questo va a seccato subito. E tra l'altro vi dirò. Ma Claxton prima di tagliarsi i capelli? C'è questo rigonfiamento in collo che non capisco. Che, che cos'è? Una sciarpa? Un, può essere una barba. Eh, però anche Branson, eh. Sai che forse Branson, sai che ora che me l'hai detto, forse Branson. Fammi vedere Branson. È Jalen Branson e quella era non era la barba, ma era il codino di dietro, non era neanche la sciarpa. È proprio Jalen Branson, ragazzi. Chi l'ha detto per primo? Il Bomber. Non lo so, comunque, bene, bravi, bravi, stavolta vedi eh, che ci, ci siamo riusciti, hai primo corpo, bene, bene, bene. Eh, no, chi l'ha detto? Andratos00 l'ha detto, l'ha detto per primo, bene, bene, bene. Sono molto felice, abbiamo fatto, fatemi rimettere il coso in mezzo perché se no mi dava noia, bene. De che cosa era successo? C'erano altra, altra gente, c'era Neutrof che si era abbonato. Decimo mese lo saluto, lo ringrazio. Mi sembra, mi sembra che non ci siano messaggi allegati, o meglio, ha scritto F. F può vuol dire tante cose. Io ho, ho scoperto eh, sulla mia pelle negli anni che di solito quando uno scrive F sul web perché vuol dire che è crashato ogni cosa, sbaglio però mi sembra che sia stato, che sia crashato, spero e non sia, almeno spero, qui mi direbbe che abbiamo perso 245 fotogrammi dall'inizio della live, pari allo 0,1%, poco comunque, vuol dire che il 99,9% ha funzionato tutto, non lo so, comunque intanto grazie a prescindere a Neutrof. E poi c'erano dei bits, per cui proviamo a recuperarli e poi passeremo ai messaggi riscattati. C'era 10, 100 bits. Lo saluto, lo ringrazio. Dice: Ma meno male che c'è Beverly che anima le partite. Cosa ne pensi del ritorno in poppa magna di Hat? Potranno fare bene i playoff? I T-Walls i Maps ce la faranno o no? Arrivare ai playoff? Allora, di tante cose, intanto, nel frattempo, che sono passate 6 ore, se ne, se ne è già parlato. Ehm. Ah, no, ma F vuol dire rispetto? Press F to pay respect, dice Steph. 4589. Non lo so. Comunque, grazie a prescindere. Eh, secondo me, Dallas, i play in lo fa e se fa i play in fa anche playoff, poi, però, esce subito, maldestramente. Per quel che mi riguarda, se dovessi fare oggi io un pronostico, la questione Minnesota è complicata. Secondo me soltanto una cosa devono evitare in quelli di Minnesota, ma come la peste proprio la devono evitare. E invece è possibile che vadano proprio in quella direzione lì. Cioè il fatto di dire, siccome quest'anno, con l'infortunio di Carl Anthony Towns, non siamo riusciti a rendersi bene conto se effettivamente Carl Anthony Towns e Rudy Gobert possano coesistere, possano giocare insieme. Allora, gli diamo un'altra chance il prossimo anno. No. 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 Io non ero uno di quelli che partiva prevenuto a priori. Quando ci sono queste soluzioni molto strane, molto fuori dagli schemi, io cerco sempre di dargli beneficio del dubbio, perché li voglio vedere. Mi sembra di averci fatto anche un video d'estate dove dicevo: "Ci sono tanti motivi per cui potrebbe non funzionare". Però li voglio vedere, gli voglio dare il beneficio del dubbio perché la pallacanestro è strana. Per cui alla fine, vediamoli. Però poi l'ho visti. E dopo averlo visti, io non. Cioè, ba anche basta. Fondamentalmente, anche basta. Ehm, non avrei dubbi sul fatto che quello da dare via sarebbe Rudy Gobert. Complicato darlo via per il contratto che gli hai fatto molto, eh, però eh, basta fondamentalmente. Basta questa è la mia idea. Per cui da questo si evince che non penso che possano fare quest'anno particolare strada anzi. Il ritorno di Carl Anthony Towns e il fatto di giocare con le due torri gemelle, secondo me, può essere deleterio anche per Anthony Edwards, che invece nel periodo senza hat aveva fatto una grande stagione. Allora uno dice: Ma potrebbe essere che magari è con Carl Anthony Towns che c'è frizione nel momento in cui si devono dividere le responsabilità offensive, nel momento in cui bisogna scegliere su chi puntare per il futuro. No, perché fino all'anno scorso. Eh, aveva funzionato in teoria Anthony Edwards con, con Carl Anthony Towns. E ha funzionato Anthony Edwards con Rudy Gobert. Non ha funzionato con tutte e due. Questo è un po'. Quindi non solo si fanno del male di per conto loro, ma fanno del male a Edwards e a tutta la squadra. Scambio Irving e Gobert anche se è impossibile. Impossibile da un punto di vista pratico, burocratico. Però ti dirò: farebbe comodo a tutte e due farebbe comodo sia a Minnesota che a Dallas sulla carta sempre poi andrebbero visti e non penso che, che Doncic dopo aver avuto Kyrie Irving e voglia anche Rudy Gobert perché poi tra l'altro prima aveva avuto Porzingis e a quel punto veramente poi sei diretto alla clinica alla psichiatria però eh, no eh, potrebbe, potrebbe essere sta laggando dice Devin Booker sta mi confermate che stiamo laggando? Eh, a me qui non me lo direbbe, mi direbbe che siamo sempre a 245 fotogrammi persi. Eh, a me non lagga, non lagga, non lagga. Ok, quindi probabilmente è un problema locale di, di, di Devin Booger. Eh, e purtroppo, ragazzi, succede, succede, succede. A 7 giorni però vedi a 3,60 va bene, a 4,80 gli dava problemi. E io che faccio tutti i miei sforzi tecnologici per trasmettere a 1080 e poi voi mi guardate a 3,60. No, eh, capisco, capisco, purtroppo, purtroppo è così. A qualcuno lagga, a qualcuno no, vedi? C'è qualcuno a cui lagga. Allora, alla fonte qui mi darebbe sempre lo 0,1% di fotogrammi persi, quindi è più un problema o magari locale delle singole postazioni, delle singole zone o magari di Twitch, mm. piuttosto che qui dei Mac mio, però sai, questo è Dio io poi andrà, andrà, andrebbe, andrebbe appurata. Poi c'erano degli altri bits. Che proviamo a recuperare. Mi sembra mi sembra di non aver perso nessuno. Bozio 01 o oh Bozio 01. Saluto, ringrazio, 100 bits. ci vedo da poro Colligiano che segue Houston. Eh? Ma, vera, ma Colligiano, sì, perché poi lo vedo dopo. Valde... Ora non so se posso dire sta cosa. La posso dire sta cosa, no, non so, non so se posso dirla. Um, co come li vedi? A me piace Nafoorso Hafo, ma sentendo pareri esterni, non gioca per la squadra ma per gli Highlights, come HPJ. Solo Sengun ci prova. Che ne pensi? Allora, il problema di Jalen Green, in realtà, non, secondo me, non è neanche che gioca per gli Highlights o, o gioca per. Per, per, per i numeri, per le cifre. Io l'ho visto tanto quest'anno perché eh, volendo seguire da vicino il più possibile Sengun, perché sapete essere uno dei miei protetti, già forse ho visto anche Jalen Green, no? Perché giocando sempre a Houston, io non credo che lui sia uno di quelli che mi nasce in capo quadrito, cioè mi nasce con l'idea di dire io devo farne 30 e fino a che non ho fatto 30 tiro. Secondo me lo disegnano così, in senso che eh, stanno provando a costruire la squadra intorno al fatto che lui possa essere un grande realizzatore. Ma non lo è. O meglio, c'ha delle serate in cui è in serata di tiro e allora ti fa anche 30 o 40. Però non è un grande realizzatore che in pianta stabile ti può garantire 25 di media con percentuali accettabili e sui, sul quale te puoi pensare di costruire intorno una squadra. Secondo me per farlo rendere al meglio bisognerebbe che la squadra ruotasse attorno a Sengun, per esempio, o comunque a altri, e lui fosse uno di quelli che sfrutta le occasioni, sfrutta i tiri aperti, sfrutta le serate. Quando è in serata puoi anche dargli tutti i palloni che, che, che gli dai, ma non sempre. Io vedo delle partite 4 su 23, 6 su 19. Perché devi prendere 19 tiri? 20, chi sei? Kevin Durant? No. Quindi, secondo me, quello è un po' il problema. L'impostazione che hanno dato a questo, cioè vogliono far sì che Jalen Green sia un giocatore che, che non è, secondo me. Questo è un po' il problema, è il problema di, di base. Nell'ultimo periodo c'è stato un ottimo Jabari Smith. Quanto meno rispetto all'inizio dell'anno, e secondo me è un giocatore che può avere la sua carriera tranquilla, probabilmente gli, dà noia, gli, gli darà anche in futuro noia il fatto di essere stato sceso, scelto così alto yeah, al draft perché ti carica di, di responsabilità che ora come ora lui non, si, non può sostenere. La soluzione di tutti i mali sarebbe capire che il vero giocatore con prospettive e futuro è Sengun far ruotare il gioco attorno a Sengun, questo libererebbe anche e darebbe quindi anche più possibilità di esprimersi già Jabari Smith Jalen Green e quelli che gli ruotano intorno, invece ora Sengun deve giocare 25 minuti tra l'altro senza neanche essere il punto di riferimento offensivo e toccare, cioè Jokic quanti palloni tocca? Sabonis quanti palloni tocca? Eh, nel piccolo Sengun è quello eh, non è che posta lì in campo e riceve il pallone una volta ogni tanto perché te devi fare, giocare eh, Bruno, Bruno Fernando eh, Tari È chiaro, Tarison è, 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 vende l'anima quando è in campo, quindi ti viene la voglia di metterlo. Però devi mettere con Sengun magari, no? E fai riposare Jabari Smith, cioè io voglio ancora dare il beneficio del dubbio e voglio credere che Houston Faccia questo nel momento effettivo in cui ha la certezza assoluta di non avere Wembanyama. Allora a quel punto si mette l'anima in pace su Wembanyama e dice: Ok, il giocatore del nostro futuro è Sengun. E allora da lì cominciano a impostare. Voglio pensare che fino ad ora non l'hanno fatto perché hanno ancora in retro pensiero la possibilità di poter arrivare a Wembanyama e quindi poi vabbè. Lo so benissimo che non è così. Non è questo il ragionamento che stanno facendo, ma io lo voglio credere. Quindi, fino alla prossima, Lottery aspettiamo. Ma eh, ho, 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 paura. Ecco, ho paura. Che mi rovini. Gun, quello sarebbe il vero errore grave dei Rohets che poi in tutto il resto, non, non è che hanno fatto chissà quali danni perché in questi anni non è che hanno mai avuto troppe cose tra le mani. Quindi. Ora però ce la potrebbero avere, devono essere bravi, perché se l'avessero trattato così a inizio carriera Jokic, anche Jokic avrebbe fatto fatica. E non sto paragonando i due, Jokic è un livello superiore rispetto a Sengun, però anche Jokic, trattato così dal punto di vista tecnico, all'inizio avrebbe fatto fatica. Anche Denver all'inizio ci ha provato a... Ah, però poi a un certo punto si è resa conto, cioè vabbè, questo è un fenomeno, basta. All'inizio dicevano, sì, però si è preso il secondo giro, cioè, no, cioè, il primo anno gli hanno dato pochi minuti, ma dal secondo anno poi hanno detto, basta, è un fenomeno, cioè, ok, facciamo facile il cervello. Ecco, spero che Houston possa più presto fare facile col cervello lei stessa. E lo ripeto, non sto paragonando i due, c'è tanta differenza tra Jokic e Sengun, però ci sono delle prospettive affinché Sengun possa diventare un giocatore... Nella sfera, nell'ottica di, 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 di no, non come Yojic, o meglio di Yojic, ma un giocatore che ha quel tipo di gioco lì a un livello minore, Mettiamola così. Fancia 9, poi c'era 100 bits. Lo saluto lo ringrazio. Provocazione: ciao, vedo se fossi nei Lakers proverei a scambiare LeBron. Vedi, vedi che ci si arriva. E poi è quella, è quella è la, la, la logica conseguenza del titolo della live. Aspetta, ora ti leggo. E, e cercherei di accapararmi più scelte possibili. E poi proverei a prendere Udoha e cambiare il team medico. Magari si mette su una squadra seria. Due, mio quintetto all time: Pistol Pit, MJ, LeBron, Bird e Russell. Questo è un signor quintetto. Questo è un signor quintetto perché c'è tanto attacco, tanta difesa, tanto talento, tanto tiro, tanto genio e sregolatezza. Quindi chiaramente non si può mai dire questo è il quintetto più forte della storia, però è un signor quintetto. Sul discorso Lehertz, la logica conseguenza del titolo di questa live è allora bisogna scambiare le bronze, poi si arriva a questi, a questi estremi, a questi eccessi. Secondo me no, perché... Ripeto, mm, non è un giocatore che puoi, tra virgolette, trattare così proprio per il bene della franchigia. È strana a volte l'NBA. Per quanto da un punto di vista logico, scambiare LeBron James a 39 anni e ricostruire magari su un Anthony Davis gestito diversamente dal punto di vista fisico oppure no, o comunque su un giocatore più futuribile. In NBA potrebbe anche avere un senso, cioè potrebbe anche avere una sua logica, però si parla di LeBron James e non ti puoi permettere di scambiarlo così a 39 anni a meno che non sia lui a dirti chiedo la trade, voglio andare via o andarsene in pianta stabile. Per tutta una serie di motivazioni terze, che nello specifico di questo gruppo qui... Hanno a che fare anche col gioco. Io sono fermamente convinto che, per quanto ora serva qualche partita per rimetterlo al centro del gioco, e però poi i Lakers non solo sono meglio con LeBron James, ma hanno, se hanno una qualche minima ambizione di vincere l'anello, ce la possono avere solo con LeBron James. E cioè, a meno che uno non dica, ok, cambio LeBron James e al suo posto ci metto Giannis, allora lì si ragiona. Però qui l'esempio che mi fai te è un po' diverso, cioè cambio LeBron James e guardo al futuro, prendo scelte, faccio, beh, cerco un asset che mi possa permettere di guardare di più al futuro. Non lo puoi fare... E per quanto nella logica de de della pallacanestro in maniera settica potrebbe avere un suo perché, con LeBron James in questo momento della carriera, con LeBron James come tanti altri grandi giocatori del passato, non lo puoi fare, avrebbe una ripercussione negativa, e secondo me nel breve periodo anche su sul gruppo, cioè, ripeto questa squadra qui, senza LeBron James, non avrebbe la minima possibilità di vincere un anello. Con LeBron James ce n'ha pochissime però non, non la puoi completamente tagliare fuori. E penso che questa sia una, una delle, delle, delle cose che i Lakers sanno benissimo. Forse, guarda, ti dirò, uno dei motivi per cui non hanno ancora cambiato e scambiato Anthony Davis è anche questo. Perché non è possibile che la voglia non gli sia mai venuta nei mesi, dei mesi in cui quello che è un'unghia incarnita stava fuori. 40 partite, secondo me la voglia gli è venuta. Però, consapevoli del fatto che fino a che Lebron vuole rimanere un Lakers, devi farlo rimanere un Lakers per troppi motivi. Aveva senso prendere, no? andare sul mercato per Anthony Davis, magari prendere un giocatore ancora più giovane, ancora più futuribile, tanto comunque sei legato a doppio filo alla carriera di Lebron. Poi, nel momento in cui Lebron chiuderà la carriera oppure deciderà di andarsene, perché con Lebron a questo punto, mai dire mai, potrebbe esserci anche un altro capitolo della saga Lebron da un'altra parte prima della fine della carriera, non lo so. E a quel punto, poi puoi cominciare veramente a guardare al futuro, se ci pensate bene. Anche hobby Bryant ha ritardato la, la, la ricostruzione dei Lakers. Perché negli ultimi anni eh, c'era hobby Bryant, non lo potevi dare via. E di nuovo non li sto paragonando perché quello che ha fatto Hobby Bryant per i Lakers è molto superiore a quello che ha fatto LeBron James per i Lakers. Però allo stesso modo in quel periodo lì non lo potevi dare via e quindi non potevi ricostruire. La stessa cosa secondo me ora succede per motivi diversi però anche con LeBron. E ti dirò, è, un, è anche un bene secondo me. Cioè, mi sembra una sorta, forse, l'ultimo baluardo del rispetto nei confronti dei grandi giocatori che c'è nella Lega. Per tante altre cose l'abbiamo perso completamente il rispetto. In questo ancora viene mantenuto. Quando c'è un giocatore che ha raggiunto quello status, Viene salvaguardato a costo di rimetterci qualche anno dalla da ricostruzione della franchigia. Io lo apprezzo. Poi oh, vediamo, vediamo quello che, che succederà. Ma da un punto di vista logico, quello che dici te, non so quanto a provocazione. Avrebbe un senso. Perché un giocatore a 39 anni che negli ultimi anni comincia ad avere qualche acciacco fisico e che è così ingombrante, la logica del business della pallacanestro ti direbbe lo ambi, lo scambi fino a che ancora ha quel nome lì per avere degli asset più fusuribili verso il futuro. Per il bene della franchigia lo dovresti fare, però non funziona. Questo e poi mi pare, mi pare che dopo un'ora e 45 di live si possa passare ai messaggi riscattati. Vedi che forse piano piano tutti gli accorgimenti, il rincaro tra virgolette perché poi voi non li pagate però dei messaggi riscattati, l'anticipo della live. Forse, forse, non voglio mettere le mani troppo avanti, forse si riesce a finire prima delle tre ore. Forse, ma non lo so. Non lo so vediamo. Messaggi riscattati, il primo ieri l'altro era Romantico Vagabondo che dice "Ola Edo riscatto, aspetta eh". Eh, dopo aver vinto uno stonfo di sordi nei momenti di ascolto delle live, pulisco casa, vado in bici, sabato solo 70 km perché avevo poco tempo, giustamente io 70 km penso non averli fatti neanche in macchina in, in un giorno solo nell'ultimo anno, non lo so, eh, guido verso il lavoro, oggi ho sistemato pure il giardino, vedi quante cose permettono, consentono di fare... Queste, queste live e soprattutto sono tutte cose che mi fanno capire quanto poco in realtà io faccia invece di, di attività fisica proprio niente la, la morte eh. e, è un peccato però io devo vedere delle partite c'è la canzone di, di mh, mh, con la pesce di Martino che, che dice ma io lavoro no? e io, e, ma io guardo le partite cioè voi fate tutto questo ma io guardo le partite Potremmo remixarla. Comunque, eh, due domande. La tua squadra rivelazione fino a questo punto di stagione. Due Camilla, come fa a sopportare tutta quella quantità di pallacanestro settimanale, non essendo una patita? Io ho serie difficoltà con la mia attuale fidanzata. Ti ho un consiglio. Ti consiglio medicina. Eh, nel senso che Camilla facendo medicina. Deve sempre studiare, sempre e solo studiare, e quindi gli torna utile questo fatto di, di, a, che io guardi le partite. Perché se no, magari se non avessi tutte queste partite da guardare, eh, che ne so, vorrei fare delle cose, organizzerei de, delle uscite, de, avrei una vita, no? Invece, non avendocela, questa cosa torna particolarmente Medicina o una facoltà affine o un lavoro particolarmente capito che la impegni per tante ore, infatti io ora che, che si va in, in verso la laurea di Camilla, ho delle, delle perplessità, perché poi vabbè ci sarà la specialistica, quindi anche in quel caso lì, ma un giorno che avrà finito, chi lo sa, forse sarò bello morto io, perché insomma io reggo un po' l'anima codenti quindi non lo so. Per il momento questo equilibrio l'abbiamo trovato in, 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 questo, in questo modo qui. Anzi, paradossalmente, se io non avessi avuto tutte queste partite da guardare, forse la nostra relazione sarebbe stata più in difficoltà, perché noi a volte se ne parla di Estosa, comunque ormai è andata, è, andata, è andata così. La squadra rivelazione fino a questo momento, per tanti mesi sono stati gli Jazz. ora io si direi Thunder, al di là di tutto, perché nella mia mente, nel, nel, nella mia consapevolezza delle varie realtà, Ora quello è un progetto che guardo con un'attenzione molto diversa rispetto a come lo guardavo a inizio stagione. E questo secondo me è la, la definizione migliore di rivelazione, ce ne sarebbero altre, eh? però. Questa è la prima forse che, che, mi viene, che mi viene in mente. Anche i Kings, però i Kings. Io so, sono ancora dell'idea che ci possano raccontare qualche cosa in questa stagione nei playoff. I Thunder, no, perché sono aspettati al varco dalla questione Chet Holmgren. Quindi i Kings aspetto a definirli rivelazione perché magari potremmo definirli la rivelazione dei playoff. Chi lo sa? No? Vedremo, vedremo. Poi c'era Igor Fea, mi, mi, che si era abbonato proprio ni, ni, nel momento specifico, lo saluto, lo ringrazio, sesto mese, dice, mi luoghi non ha contender, stessi feels di due anni fa, Wiggins permettendo, sai che secondo me non hai detto troppe boiate, anzi, e dice, vabbè, per forza l'ho detto, lo so, no, però per dirti che sono abbastanza d'accordo con te... Mh, Ripeto, Miluohi io non la vedo così stra favorita, però come si diceva all'inizio live, se io oggi dovessi dare un nome pensandoci molto direi Miluohi, e, e però c'è quell'ultima parte di messaggio, Wiggins permettendo, che non è da sottovalutare, perché è tornato Stephen Curry, è tornato Clay Thompson, c'è sempre stato Draymond Green c'è più o meno sempre stato Jordan Poole. Hanno preso la decisione di puntare su Cominga anche a discapito di Wiseman, Moody e tutta quella gente lì. Qual è la vera differenza tra questa stessa squadra, non vi sto parlando dei tempi di Durente o dei, primi, dei tempi di, primi, di, di Bogut, capito? Questa stessa squadra di oggi e quella che ha vinto l'anello l'anno scorso, qual è la vera differenza? Wiggins. Ma il solo Wiggins ti cambia completamente da, da così a così l'approccio difensivo che c'ha questa squadra qui, che è completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso? Non dovrebbe sulla carta, non dovrebbe proprio perché la pallacanestro è un gioco di squadra, non dovrebbe, però. Però eh, in realtà a lato pratico potrebbe, perché la pallacanestro è anche strana, oltre a essere un gioco, un gioco di squadra. Quindi sicuramente non tornerà in questa stagione perché ce l'hanno più o meno velatamente fatto capire tra il detto e il non detto, tra le righe. Ancora non si sa qual è il problema effettivo, ma probabilmente non tornerà. E se anche dovesse tornare, comunque ha saltato praticamente mezza stagione, quindi ci vorrebbe comunque un po' di tempo fisiologico per riprendersi lui e per reinserirlo nei meccanismi. Quindi con buonissima probabilità fare, non farebbero in tempo. Però, questo, Wiggins. Attenzione, questo va, va, sempre, va sempre detto: è vero, è tornato Gary Payton the, the second, però diciamo che non mi aspetto che possa, che possa prendere il posto e fare quello che faceva Wiggins l'anno scorso. Che troppo spesso l'abbiamo sottovalutato. Wiggins l'anno scorso è stata la versione deluxe dell'Harrison Bars dei primi Golden State Warriors, e la versione. Più a fuoco di Kevin Durant, non ho detto meglio, non ho detto meglio, ho detto più a fuoco col sistema di Kevin Durant perché Kevin Durant offensivamente era nel suo, ma difensivamente lui pure aumentava alcune lacune. E invece, Wiggins ha dato tanto a livello offensivo, e difensivamente è stato L'elemento proprio. Quindi la versione deluxe dell'Herrison Bars degli albori e la versione più a fuoco del KD dell'inframezzo Wiggins dell'anno scorso, forse la versione migliore per quel ruolo lì, per cui era tanta, tanta roba. Poi, poi, poi c'erano degli altri messaggi riscattati, non pochi tra l'altro. Enrico Gorgone, momento Portland, vedi, eh, a porte ci vuole momento Portland. Nell'ultima live si parlava dell'adrenalina che dà la vittoria a Nienz e Yei o nel palio di Siena. Da piemontese e canavesano comprendo bene, per me è lo stesso con il carnevale di Ivrea, battaglia dell'arancia. E tu dirai, che c'entra Portland? Questa stagione la si può riassumere così. Un'adrenalina pazzesca con le schiacciate di Sharp. Per i 71 di Dame, ma volano sconfitte come fossero arance. Ti colpiscono dritto in faccia e ti rimane l'amaro in bocca. Stagione aspra! Fallimento? Allora, sì, bisogna dire che è un fallimento. Anche perché se vi andate a recuperare i video di previsioni di inizio anno, io Portland la mettevo nelle squadre che potevano effettivamente essere la sorpresa. Portland, Chansey, Billups e in generale lo staff potevano e, e non lo sono state. Quindi è all'atto pratico è un fallimento. Dovevano comunque dare almeno l'illusione a Lillard di poter avere un gruppo che potesse dire la sua, top top, l'ho definita proprio illusione. Però dargli almeno l'illusione invece noi non siamo riusciti a dargliela. Per cui è stato un fallimento. Però bisogna anche fare un attimo due conti e vedere quante partite hanno giocato Nurkic, Jeremy Grant, Lillard e Anferni Simons insieme. Cioè la squadra. Quante partite ha giocato insieme? Pochissime. Pochissime. Io non ho i numeri sotto mano. Ma secondo me tutte e quattro non si va oltre il 25 delle partite. Tutte e quattro, e questo incide. Incide se si è parlato ora degli Warriors e togliendo gli Wiggins, bada che differenza che hanno fatto. Immaginati i, i, i Trail Blazers che già non erano gli Warriors e neanche ci andavano vicino, e togliene quattro a, a, a ripetizione, alternati prima l'uno e poi l'altro. Quindi questo incide. Eh, non fossero Portland eh, si potrebbe utilizzare anche come tra virgolette scusante. Essendo Portland, uno dice: Vabbè, quest'anno e gli ultimi 20 invece era successo di stagioni eh, eh, e se, se la chiamano la rip no? Cioè motivo ci sarà qualche cosa, eh? non funziona, ci deve essere. Che si fa ora? Questo è il vero dubbio. Perché comunque sia Portland è riuscita a creare un giocatore di livello come McCollum, è riuscita a impostare una logica di squadra attorno a Lillard, comunque credibile, Nurkic e Genami Grant, è riuscita a pescare bene anche nei rookie con Shadon Sharp. Io so sempre più dell'idea che a questo punto il futuro di Portland lo, lo decide Lillard e non viceversa. Per un po' di tempo è stato il futuro di Lillard, lo decide Portland, accetta o non accetta la possibilità di mandarlo lì o da un'altra parte, gli costruisce un qualche cosa intorno, ci riesce non ci riesce. Ora è il contrario. Se Lillard decide di voler essere, di volersi ritirare da bandiera di Portland, cosa che io se ne parlavo in un'altra live, tutto sommato a questo punto gli consiglierei. C'è il rischio serio che Portland da qui alla fine di Lillard eh, possa fare ben poco. Tanto non ci viene un'altra stella importante, proprio di quelle che ti cambiano il corso della franchigia. Quindi puoi azzeccare la stagione più o meno ispirata, il gruppo di contorno più o meno preparato, puoi arrivare un turno più avanti o un turno più indietro ai playoff oppure non farli, ma... Troppo troppo non cambia se invece, cosa che io a questo punto non credo, Lillard dovesse decidere di eh, andare a, a provare a vincere un anello da un'altra parte. Non credo che lo faccia e non glielo consiglierei per i motivi che si è già detto in una live recente. E allora lì parte la rebuilding e vediamo quello che viene fuori. Per ora la decisione spetta a Damiano e quindi temo che ci sia soltanto da aspettare purtroppo. Sai che secondo me tutto sommato mmm, Shadow Sharp è anche uno che se un domani tu gli dovessi dare le redini dell'attacco, sicuramente divertire ti fa divertire. Poi vediamo se ne viene fuori un Gerald Green, se ne viene fuori un Jason Richardson, se ne viene fuori qualcosa di meglio, se ne viene fuori niente. Però vediamo, insomma. Dipende tutto da fondamentalmente. E poi c'erano degli altri bits, Solari3 che risaluto e ringrazio 100 bits, ciao Edo. Yannis, paragonato con i minuti di Embid, avrebbe ogni singola voce statistica superiore, perché viene un po' escluso da una corsa ad un MVP, a mio avviso, più che meritato. Eh, ehm, ti do motivazioni che non dovrebbero valere. Cioè, ti dico che non lo si considera troppo perché l'ha già vinto in passato e uno dice ma che c'entra se lo merita lo dovrebbe rivincere eh, però l'ha già vinto in passato e poi perché Embiid c'è quest, questo, questo non detto in NBA che Embiid gli, sia stato un po' rapinato, non entrambe le volte, ma almeno una volta nelle ultime due stagioni lo poteva vincere. Yohic sta avendo numeri e rendimento al di sopra di tutti e quindi ce lo deve inserire, per cui Yohic e Embiid, questa è la questione. Però Giannis sarebbe lì. C'è una, una questione anche in più secondo me che lo, lo porta un po' fuori rispetto al, al discorso. Il fatto che sta giocando di meno rispetto agli altri due è vero che uno dice, però non conta quanto gioca, ma conta come gioca. E per cui, se io parametrando i numeri sui 48 minuti, fo per dire, avrebbe numeri superiori, vuol dire che allora sta giocando meglio. Sì però poi alla fine siamo sempre in un mondo in cui il totale conta più dei de, de parametri e quindi vai a vedere, eh, MBID ha fatto 45,17, eh, Yohic ha fatto 31, 12 e 13, Yannis eh, quanto ha fatto? Eh, ha fatto 25, 12, però l'ha fatti nella metà del tempo, sto esagerando, no? eh, però ha fatto 25, 12 capito? Eh, quindi questo un po', un po' incide. E poi, altra cosa, eh, rispetto a Embiid rispetto a Iohic, Yannis ha avuto un momento di halo anche importante, di cui non si è parlato. Cioè, io ero uno dei pochi qui che mi sgolavo a dire, oh, ma stiamo vedendo che Yannis sta facendo schifo, perché no, non si fa, è durato poco, però è stato preoccupante. Io mi sono preoccupato, è stato un periodo in cui, per la prima volta in carriera, forse, ho visto Yannis in difficoltà. Cioè, eh, era tornato a essere uno sfondamento che cammina, cosa che aveva superato brillantemente e poi ha risuperato. Non riusciva a mettere in ritmo i compagni, non riusciva a avere... È durato poco e vedi la scala ai popcorn, quel periodo lì. Eh, però c'è stato. Embiid non ce l'ha avuto quest'anno. Jojic non ce l'ha avuto quest'anno. Quindi sono tutte piccole cose che lo portano fuori da un discorso che poi lascia sempre il tempo che trova, siamo d'accordo, insomma è diventato anche noioso e stucchevole dare contro a, a, a questo dibattito sull'MVP ormai, perché tutti dicono sempre che, che è, è sbagliato, è stupido, ok però è divertente, quindi noi facciamo, capisco? Quindi per questo, eh, però è chiaro che comunque la stagione è importante, cioè i numeri ragazzi, se se ne fa una questione di numeri allora anche Doncic ce l'avrebbe quei numeri lì, eh, però Dallas fa schifo eh, però poi è arrivato Harry Irving e, e comunque lui è calato e quindi non lo si considera, però se ne fai una questione di numeri eh, eh, su tutta la stagione Embiid, Johic, Doncic, Yannis e Anthony Davis... Al momento sono sopra a tutti. E Tatum. Chi più, chi meno, ma questi sei al momento sono sopra a tutti. E però una decisione in questo, in questo caso la devi, la, devi, la devi prendere. Mi rendo conto che se io fossi un tifoso Bucks, per esempio, mi dispiacerebbe, perché comunque mi rendo conto di avere tra le mani uno che ha fatto una stagione incredibile. Devin Bucher, 01, siamo nei messaggi riscattati. Ieri sera ho trovato su Facebook questa mock trade accurata con l'aggeggio di ESPN. Eh, ricordo, perché a volte qualcuno me lo chiede, che su ESPN e anche su altri siti c'è una sorta di macchinario virtuale in cui te gli inserisci tutti i giocatori delle trade che vorresti fare gli do questo di qua questo lo metto di qua questo, e lui ti dice ok lo puoi fare oppure no sfori di soldi sordi oppure no questi non, è, 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 è simpatico lascia un po' il tempo e trova proprio simpatico um, boston riceve doncic e McGee Dallas ricevere Jalen Brown, Gallinari e Time Lord e Grant Williams più le scelte 24 e 26 assodato che non lo faranno mai che ne pensi? per me ci starebbe, da un lato accontenterebbe i Celtics con lo scontento Brown e uno Williams sempre rotto dall'altro lato darebbe ai maps una squadra di pallacanestro che ora non ha allora, sono d'accordo con te che non lo farebbero mai perché mh, Cuban prima di, di, di vendere Doncic, venderebbe la, la sua moglie, lo dico perché proprio lui l'ha detto, è, è una citazione questa, quindi eh, lo posso dire, e, e oltretutto Boston, secondo me, anche qualora non vincesse quest'anno, non rischierebbe così tanto da completamente buttare all'aria tutti i progetti, cioè dovrebbe uscire al primo turno, ecco, se quest'anno non solo non vince l'anello, ma esce al primo turno, allora uno dice, ma forse è il caso di buttare all'aria tutto il progetto, se no no, quindi non lo farebbero mai. Però, nell'ipotesi, è vero che Dallas avrebbe una squadra, perché a quel punto potrebbe giocare con Kyrie Irving, Jalen Brown, però di nuovo Kyrie Irving e Jalen Brown fin dai tempi di Boston non è che si stavano proprio simpaticissimi, comunque... Gallinari, Williams, Time Lord sarebbero una squadra e Boston con Taitum e Doncic che già sarebbero sulla carta più complementari rispetto a Doncic e Kyrie Irving. Sotto canestro comunque qualche cosa gli rimarrebbe. Sì, eh, ti, ti dirò, tutto sommato tra le, tra le varie ipotesi più incredibili e assolutamente non realizzabili per i motivi di cui sopra, bah, bah, bah sarebbe sicuramente divertente e avrebbe una logica, però questo è un altro motivo per cui sicuramente non la faranno. Cioè, oltre a tutti i motivi importanti di qui sopra, il fatto di avere una logica tende a escludere definitivamente la possibilità, perché ormai, fateci caso, tutte le mosse più logiche possibili in NBA non le fanno, forse perché hanno paura di essere troppo banali, no? Troppo scontate come cosa, non lo so, non, non le fanno. Allora io c'ho c'è proprio, Kyrie Irving, ma com'è Kyrie Irving? Westbrook, così dove, dove abita Westbrook. Vabbè. questo eh, poi, 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 poi. Eh, Abzaz 00 siamo sempre nei messaggi riscattati dalla scorsa volta molti dicono che i Lakers contro i Nuggets sarebbero favoriti secondo me no non è da sottovalutare l'impatto che ha la regular season sul gruppo con le squadre complete sane al 100% direi Nuggets in 6 al massimo ma Lebron è infortunato e Davis e Davis quindi nel caso Denver in 5 inoltre dico Philadelphia fuori al secondo turno per tre motivi tipo tossico Doc Rivers e Embiid, che è il peggior compagno di squadra di sempre per le dichiarazioni eh e per non prendersi mai responsabilità. Allora, ti dirò, mi ricordavo di questa, di questa domanda e secondo me è molto interessante. Io sono, forse paradossalmente per qualcuno, più d'accordo con la prima parte e meno d'accordo con la seconda. Nel senso che nella seconda, sul versante Filadelfia, io non mi sento di esprimere un parere. Perché eh, sapete che per me questa è l'unica via che hanno, Embid e Arden, di poter vincere. Tutte le volte che penso di aver capito che il rapporto tra i due non è decollato, ricevo smentite dai diretti interessati. Viceversa, tutte le volte che mi pare che cominci a crearsi un po' di feeling tra i due, succede qualcosa e mi fa pensare che proprio si sia ancora il caro babbo. Quindi io non ho proprio un'opinione formata su Filadelfia, e poi è Filadelfia che rende il tutto ancora più difficile. Non ho un'opinione fondata e, 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 e ferma, definita su Filadelfia, e per cui non mi sento di, di dire che, che può essere un flop, eh, eh, oppure che può arrivare fino in fondo. Non lo so. Sulla questione Lehertz Nuggets... Io sono moderatamente fiducioso sui Lakers e sul cammino che possono fare nella post-season. Ripeto, secondo me non sono la favorita per la vittoria finale, ma non li taglierei fuori. È proprio l'accoppiamento con i Nuggets, di cui tanto si parla, che invece secondo me però li penalizzerebbe. Perché chi ci mettono su, su Jokic? Onestamente, Anthony Davis... Ti giochi Anthony Davis difensivamente in pianta stabile su Jokic, lo esponi ai falli e esponi la tua squadra al rischio di averlo stanco in attacco perché difensivamente te lo sei giocato su Jokic? Probabilmente andrebbero di Vanderbilt, ma gli mangia in capo Jokic a Vanderbilt. E soprattutto io vedo uno scetticismo enorme nei confronti di Jamal Murray che secondo me non è giustificato ancora non ha dato dimostrazione di essere tornato il Jamal Murray nella bolla però i progressi che ha fatto recentemente rispetto all'inizio dell'anno sono molto incoraggianti secondo me io Denver non la vedo messa male ha dei problemi e sono sotto gli occhi di tutti la testa, la concentrazione la difesa però da qui a dire che perderebbe al primo turno con i Lakers Secondo me ce ne passa. È un accoppiamento che probabilmente nessuna delle due vorrebbe. Dallas, eh, Denver vorrebbe altri perché i Lakers sono troppo pericolosi. Soprattutto entrando da ottava testa di serie o giù di lì, sono troppo pericolosi. Ha il, il, il fattore della pressione addosso loro non hanno niente da perdere. Su partita secca, Anthony Davis e LeBron James sono Anthony Davis e LeBron James. C hanno DiLo che è completamente fumato, quindi sono pericolosi. Non li vorrebbero, e allo stesso modo, però, secondo me, i Lakers non vorrebbero Denver tra le big che potrebbero beccare, probabilmente ne sceglierebbero un'altra perché non si accoppiano particolarmente bene con Denver. Questa è la mia idea. Poi, magari, vedendo una serie sul campo, verrebbero fuori cose completamente diverse oggi. Però, io credo che entrambi si eviterebbero con piacere fino a che mh, proprio non costretti dal fatto che il calendario, cioè la, la, il bracket playoff, alla fine è un imbuto, per cui prima o dopo ti devi trovare se vuoi arrivare in fondo. Eh, al primo turno, io la vedo, la vedo piuttosto come te. Secondo me, rischierebbero di vincere i Nuggets non facili. Forse ci vorrebbe anche una gara 7, probabilmente io direi Denver in 6. Che roba, eh? Perché se all'inizio dell'anno ai Lakers gli avessero detto guardate, voi fate i playoff e oltretutto portate a gara 6 i Denver Nuggets, LeBron avrebbe firmato col sangue, visto lo scempio di squadra che erano i Lakers. Però... Vedremo, vedremo quello che succederà, comunque secondo me i Herz non fanno i playoff, dice Abzaz. Io invece sul fatto che possano fare i playoff sono abbastanza, abbastanza fiducioso. Vi, vi rendete però conto che eh, è una delle situazioni più indefinite degli ultimi anni per l'accesso ai playoff? Questo è interessante, eh, si potrebbe analizzare anche nell'ottica introduzione play-in. Dice Andratos 00 con un'immagine del profilo di tutto rilievo. Buonasera, Edo, che ne pensi della stagione di Kyle Anderson? Mi sta sorprendendo. Sarei dire un giocatore fondamentale per Minnesota per le piccole cose che fa. Personalmente è un tipo di giocatore che mi affascina perché pur non avendo grandi mezzi atletici, riesce a incidere con intelligenza cestistica e qualità come iohic, con le dovute proporzioni. No, 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 ci sta, ci sta la grande paragone. Due giocatori che se te li vedi non avrebbero un motivo per stare in NBA e tra l'altro non avrebbero un motivo per stare in NBA ma non per le doti, diciamo, di, di, di altezza, di fisico, di madre natura, perché comunque Jokic è 2.12, insomma, e lo stesso, stesso slomo è, è alto, quindi sono giocatori che potrebbero... Però non hanno l'esplosività, non hanno il primo passo, non hanno la verticalità, non hanno la velocità per pe poter competere ai livelli a cui competano ognuno, diciamo, fatte le dovute, le dovute proporzioni. Ecco perché... Avendo, avendo visto, visto eh, come ha com giocato Minnesota senza Harlan Anthony Towns e quindi con Slomo da, da, da lungo titolare e avendo visto quanto poteva essere fondamentale nello scacchiere, diverse triple doppie, giocatore che non ti aspetti, e alla fine questo mi, mi fa condannare ancora di più la decisione verso le, le Twin Towers sotto canestro è un giocatore che anche a me mi ha sempre affascinato, ma credo che affascini tutti perché tutto sommato quando vedi uno col fisico di Yannis, eh, che fa le cose che fa Yannis, rimani a bocca aperta e poi dici: Vabbè, ah però c'ha quel fisico lì, cioè, no? Eh, quando invece vedi uno che va palesemente al rallentatore, nella realtà no, ma rispetto agli altri va palesemente al rallentatore eppure ha un impatto sulla partita. Io, l'ultima volta che ho visto un giocatore che mi dava proprio la sensazione di essere a rallenti, e, e cioè di star vedendo un replay, e, e che però aveva un impatto così importante sulla partita, era Bodiroga. Bodiroga aveva ancora più impatto, però ce l'aveva in Eurolega. Quindi un mondo diverso. Non sto dicendo più basso di livello, eh, quello si potrebbe discutere, però sicuramente in termini di velocità, di atletismo, l'Eurolega, soprattutto l'Eurolega di allora. Era molto diversa rispetto all'NBA di oggi. Lui comunque andava a rallentatore e comunque faceva fuori chiunque gli si parasse davanti. Sono giocatori che magari hanno bisogno di un palato un po' più fino, cioè hanno bisogno di gente che comunque un po' di pallacanestro l'ha vista, la, la mastica, perché se te prendi uno e non ha mai visto una partita di basket e gli fai vedere una partita di Henderson, dice, io questo non mi sono neanche accorto e giocava. E invece magari se gli fai vedere una schiacciata di anni, si dice, ma quello chi è? Cioè si interessa. Però se c'hai l'occhio un pochino più allenato, un pochino più sottile, un po' più... no? e questi sono giocatori di un certo tipo poi, 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 dice le campane di Mefiondu eh, ciao vedo approvo il nuovo aumento dei messaggi riscattati dal 2000 al 2005, ma parliamo un attimo del ritorno dello Slam ball. numero di salti direttamente proporzionale al numero di rotole che partono i personaggi alla, alla Monica, no, Luigi Garrett allora, intanto sì, c'è stato questo piccolo, piccolo aumento, ma perché più che altro mi sono reso conto che eh, no, eh, non è che, cioè, se vai a vedere, oggi siamo a due ore e un quarto c'è ancora una decina anche di più 2, 4, 6. È una decina di messaggi riscattati. Se non si arriva a tre ore, voce manca. Quindi, no, ha inciso poco e poi lo slamble, ragazzi. Allora, io sono combattuto, vi dico la verità: perché lo Slam ball non è pallacanestro, non gli si avvicina neanche, non è neanche una variante di. Il 3 contro 3 può essere una variante di. Lo Slamble è proprio un'altra cosa: è un, una cosa da, da fucilati in te. Cioè, proprio malati. Personaggi con dei problemi, va bene. Però io lo adoravo. E quindi io sono combattuto perché non so se portarlo sul canale e eventualmente in che modo. Quindi, boh, vedremo d'estate quando tornerà. Eh, che, quante, quanto tempo ci sarà, quanto, quanto, ci, quanto ci sarà da parlare dei mercati di Serie A e di NBA, quante notizie ci fornirà la pallacanestro giocata. Ma se tanto tanto dovesse esserci una giornata o due di, di, li, libere che diceva oggi che video fa, eh, allora secondo me lo slamble lo rischiamo. Lo slam, siamo ad alto rischio di slamble qui sul canale. Chi non l'avesse mai visto non è pallacanestro, sono del, delle persone con dei problemi psicologici che saltano su dei materassi, non so, materassi, su dei trampolini, un lo so. Fanno dei sarti su questa roba che rimbarzano e poi si scontrano per aria e non, non ci sono palleggi. Non, non c'è. È, belliss è bellissimo, fondamentalmente è bellissimo. Quindi io no, non lo so. Non lo so, non so neanche chi, chi ci sarà a fare la telecronaca, io non penso che onestamente alla sua età eh, Dan Peterson abbia voglia, non lo so, eh, però no, no. io mi candido però, amici dello Slam ball italiano, che non penso che nessuno prenderà i diritti, quindi penso che questo problema non si corra, ma chiunque dovesse prendere i diritti, se volete io vengo a gratis a fare la telecronaca dello Slam ball davvero... veramente... Non, non lo so se... non credo... però... se qualcuno mai dovesse... io... perché io ero un, un accanito frequentatore dei tempi... ripeto... io non credo che in Italia nessuno paghi neanche mezzo centesimo per avere i diritti dello slam ball... però... è venuta fuori questa idea di riportarlo in auge... io sono molto contento... e anche questa è una cosa che purtroppo però ghettizza il nostro canale... Perché i puristi del gioco, della pallacanestro, odiano lo slam ball, e lo considerano un'aberrazione. Un e considerano coloro i quali seguono lo slam ball delle persone non degne di poter poi parlare anche di pallacanestro dalla stessa bocca, capito? E però, oh, a me garbava, io che ti posso fare? Dice, eh, questo, questo, quindi niente. Poi, 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 dove s'era, dove s'era, Abzaz 00, siccome, aspetta siccome si è parlato di Ohesi, sì, come muoversi in estate, è chiaro che l'anno prossimo si punterà ai playoff e non potranno fare il mercato degli, degli ultimi due anni Due, ho visto una vecchia live di Duffer che ho iniziato a seguire molto dopo l'hai portato sul canale, in cui spiegava MJ alla sua ragazza, pensa fare una serie, spiego i giocatori a Camilla sarebbe roba da chiodi Purtroppo, eh, io ho visto rare volte la, la, la Fidanzata o moglie, sai che non lo so di Rick, eh, però è una, una, no, una figura che puoi portare su, sul canale Camilla. No, perché Camilla è, è, è politicamente troppo scorretta. Quindi non ce la puoi proprio portare oltre al fatto che non ci vuole venire lei, mi, ci farebbe bannare tutti nel giro di un quarto d'ora di live. Per cui no, non è proprio possibile, non, è, non, non, si, vuole, non si vuole fare. Però sarebbe interessante. Un giorno, magari eh, quando arriveremo a, a 65.000 di, di iscritti. Che faremo la cosa, la, la reunion del canale. Allora magari lì, senza telecamere, faremo questo siparietto. Eh, vedrete chi ci sarà, vedrà anche, anche Camilla per la prima, volta. ammesso che venga. Eh, Poi anche essere che dice: No, io non voglio venire perché non mi voglio far vedere. Non lo so, conoscendola. però. Questo, questo potrebbe essere interessante invece sul mercato di OHC io vado controcorrente perché so che tanti si stanno muovendo nella direzione di OHC quest'anno deve fare un mercato aggressivo e oculato per poter permettere a questo progetto di sbocciare definitivamente io se fossi nei Thunder cercherei di muovermi il meno possibile cioè meno movimenti fanno e meglio è perché non hai la più pallida idea di come sarà questa squadra qui Holmgren. Quindi rischi di fare dei movimenti che poi ti si ritorcano contro. O magari rischi di rimpiangere quel giocatore che hai dato via, o rischi di, di aver preso uno e ti rendi conto che. Quindi io vorrei dei Thunder immobili sul mercato, stile NYX, eh? eh, in attesa di poter vedere una stagione con Holmgren e poi dopo magari vediamo. Perché potrebbe anche essere che questa squadra è a posto così, o comunque intanto deve crescere un po' così prima di poter inserire qualche altra cosa. Lo devi vedere, è un giocatore troppo ingombrante, troppo vincolante. Mi rendo conto se lo vedi, dici, come fa a essere ingombrante questo giocatore qui? Però lo è. Sette piedi, abbondante, che, che tira da tre con il 45%, che mette palla per terra, che sta ritto per miracolo, sarà ingombrante, altro che se è ingombrante. Quindi ecco, io, io mi, mi muoverei il meno possibile, so che non lo faranno, anche perché poi si parla di OHC, okay, sì, quindi figuriamoci. Poi c'era Spocchi Max che si era abbonato, secondo mese, lo saluto, lo ringrazio. Mi sembra mi sembra che non ci siano domande, anzi no, anzi no, c'erano e non te l'ha prese. Per cui scrivimela in chat, che io cerco di beccarla. E, e, così, e così almeno poi la mettiamo e se ne parla. Intanto, grazie. E poi c'era zio Uga che dice: Ciao vedo, buonasera, sei uno scout. NBA e devi stilare un record sull'edo giocatore voti da F a A+, come i cinesi, le seguenti categorie, allora cosa difficile ma è anche interessante attaccare il ferro eh, attaccare il ferro C+, nel senso che, soprattutto ai tempi avevo un po' il fisico per poterlo fare però non avevo l'atletismo per poterlo fare e non lo facevo proprio per indole, quindi non posso andare oltre il C. Tiro. Io, io, raga, io, io guarda, mi do A perché non mi voglio dare A, più, perché sarebbe no, se no passo, passo per i, i, i Paul Pierce di turno. Quindi A però il tiro A cioè tiravo bene onestamente, onestamente quindi A perché A tiro A regia regia è comprensiva di tante cose io vedevo abbastanza bene la palla canestro avevo grossi problemi di ball handling di, di palleggio per poter fare il playmaker quindi B, B. regia B regia B rimbalzo C C no, non ci andavo a rimbalzo C forse anche meno perché proprio non ci andavo C meno C meno difesa C C meno c difesa C vai C rimbalzo C meno difesa C perché comunque Rendendomi conto di quello che avrei dovuto fare difensivamente già avevo un passo in più, però poi non lo facevo, un po' perché non c'avevo voglia e un po' perché non c'avevo le doti fisiche per poterlo fare. Mentalità di conseguenza, poca roba, perché capisci, uno è, non ha voglia di difendere. E, beh, mentalità, po' roba. Mentalità, però comunque gruppo lo facevo, quindi mentalità B meno. B meno da questi voti è chiara l'aspirazione a Dennis Rodman e vedi cioè è questo PS è un gioco è un gioco non lo so io forse, forse esagero a, 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 a in, in negativo con le altre cose e forse in positivo col tiro però io mi vedevo onestamente così e visto e considerato anche come venivo utilizzato e io, cioè se c'era da tirare dei tiri liberi ero io, capito? Cioè se c'era da prendere un tiro importante ero io, però poi per il resto diciamo che mi dovevi soffrire in, in, nel resto de, del gioco, quindi questo. Non ero, non ero il giocatore che vorrei. Ecco, io non mi vorrei mai in una squadra. Se potessi scegliere, io non mi vorrei mai. Però c'erano dei contesti in cui potevo anche fare comodo in delle squadre, capito? E poi sono d'accordo con chi diceva: non dovrei darmeli io, dovrebbe darli i miei allenatori dei tempi. Che io gli stavo, credo, anche abbastanza simpatico, ti dico la verità. Soprattutto alcuni, alcuni chi più che C'è solo un allenatore che non farò mai il nome, eh, che, che proprio non. Non ci siamo mai presi, tant'è che io poi cambiai squadra perché non proprio niente. Faceva giocare della gente. Non posso fare i nomi perché poi qui nella zona, capito, è, sono nomi che, che faceva giocare della gente. Chi diceva, ma, ma ti sei reso conto che quello lì... No, cioè... Vabbè, non mi fate dire altro, vai, è meglio, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, aspetta, ho trovato, ho trovato, ho trovato il messaggio nel frattempo che non t'aveva collegato all'abbonamento, quindi intanto lo recuperiamo, approfitto per risalutare e ringraziare. Era Boylan, sì, era Boylan. Eh, ed nell'abbonamento volevo lanciare una provocazione. È possibile che JB sia più importante di JT per Boston? Secondo me, secondo me nei momenti in cui c'è bisogno, Brown è più clutch. Inoltre ti chiedevo una top 5 allenatori attuali e all-time. Che ne pensi del futuro di Wiseman? Allora... Sono argomenti molto interessanti e anche molto lunghi per due ore e 25 di live. Per cui do degli spunti, poi magari li riprendiamo in una live. Nella prima ora di una live in cui ho un po' un più di proprietà di linguaggio. Eh. Eh, io non credo che, eh, che Brown sia più importante di Tatum per Boston perché oltretutto Tatum è l'uomo immagine, cioè è il giocatore più rappresentativo della franchigia, quindi anche fosse solo per questo, però anche da un punto di vista tecnico. È chiaro che eh, io farei fatica a pensare a una squadra, a una, a una Celtics, un progetto di, di questo tipo, senza Jalen Brown. Cioè, mh, farei più fatica a pensarlo senza Tatum, ma Jalen Brown viene subito dopo per... Ordine di importanza per cui tutti quelli che gli, gli, gli buttano la croce addosso e che dicano: Dovrebbe Boston scambiarlo il prima possibile? Dovrebbe e eh no, no, perché ne risentirebbe anche Tatum. Secondo me, io dopo averli visti per tanti anni anche in situazioni diverse e avendoli visti anche giocare a volte solo Tatum, a volte solo Brown, avendo visto la cavalcata playoff dell'anno scorso. Io penso di essere giunto alla consapevolezza che Tatum ha bisogno di Brown e Brown di Tatum, separandoli, entrambi ne risentirebbero nel discorso, nel contesto di questi Celtics. Cioè, chi dei due dovesse rimanere da solo senza l'altro ne risentirebbe in questi Celtics. Poi, se lo pigli, lo metti da un'altra parte, in un'altra squadra, altri compagni, altro allenatore, altro progetto, allora lì dipende, cambia. Però in questo, in questo discorso qui, eh, secondo me entrambi hanno bisogno l'uno dell'altro. Tra i due, io e Tatum, continuo a vederlo più, più, più avanti. E top 5 allenatori. Allora, all time, se, no, non te li metto in ordine, va bene? Perché è impossibile metterli in ordine. Però all time io ti dico Auerbach. Ripeto, ordine casuale, eh. Phil Jackson, Popovich, um, un, po di, un po' di spazi, vuoti no, e Coach K, Coach K, secondo me è sempre stato troppo sottovalutato per via del fatto che non ha avuto una carriera NBA come tanti si aspettavano. Um, L'ultimo è difficile perché ce ne sarebbero troppi da, da, dove, da potere, da dover inserire. Lebron, no. Eh, no. Non lo so, non lo so. L'ultimo... ti dico... ti dico... ti dico... Pat Riley perché secondo me... però su Pat Riley poi ho avuto anche... Il, il, il carri la carriera post capito post allenatore che incide quindi guarda, ci potrebbe anche entrare Steve Kerr, Steve Kerr se non c'entra è lì dietro, io forse non ce lo metterei perché lo vorrei vedere anche in un altro contesto cioè quando cambierà se cambierà o comunque quando non ci sarà più Steph Larry Thompson e Draymond Green eh, e magari lui allenerà gli Warriors eh, ma con altra gente, allora lo vedremo e capiremo perché fino ad ora è come quando si era visto Pianigiani solo a Siena a vincere sette scudetti di fila. È ok, però poi vediamolo anche da un'altra parte e facciamoci, facciamoci un'idea. No, 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 Phil Jackson l'ho detto, ragazzi, l'ho detto al secondo posto. Cioè, l'ho detto subito dopo, subito dopo. È, è vero, Popovic non ha mai cambiato. Popovic ha allenato anche la nazionale, Popovic ha comunque allenato anche post team Duncan e pre team Duncan, quindi già è un po' diverso. Poi Popovic mi, po mi dà un po' più fiducia rispetto a Steve, così se li devo anche banalmente per il fatto che eh, quanti allenatori sono usciti dalla scuola di Popovic, allenatori di successo, quanti allenatori di successo sono usciti invece dalla scuola di Steve Kerr. Ovviamente, anche da un punto di vista anagrafico, molti meno. Però, anche questa è una caratteristica importante. Invece, sugli attuali, allora, Spellstra sicuramente ce lo metto. Kerr negli attuali, sicuramente ce lo metto. Ehm... Su Tyron Lu sono indeciso. Per ora ce lo metto. Però, sono non lo so. Sono un po' lì lì. Ehm. Lebron no mm, allora io non ci metto Doc Rivers così come la questione Toronto perché Toronto non lo so non lo so io non me la sento non me la sento di andare con nessuno di loro eventualmente eventualmente però anche lì, se visto solo a Miluoki. Eh, è difficile. È difficile. Io ci metterei Tibodo. Ma perché io ho una predisposizione. Cioè, io e Tibodo abbiamo una visione di pallacanestro molto, molto compatibile. Quindi io ci metto. Ci metto Tibodo. Però se qualcuno mi dice no, Tibodo non ci sta, lo capisco. Io ce lo metto. Però capisco anche che. E, mh, ci potrebbe stare, so indeciso. Eh, Ho una triade, o scegliete voi, pescate a caso tra Toronto, Phoenix e Milwaukee. Toronto, Phoenix e Milwaukee, la squadra che vi sta più simpatica, prendete l'allenatore e ce lo mettete come ultimo posto. Direi loro, direi loro. però è complicato, eh? è complicato e non, eh, è non poco, e quindi ci teniamo Tyron ma. Ma, ma, poi, 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 eh, c'erano dei messaggi riscattati che però qui l'aggeggio non mi sembra avere intenzione di voler mettere a schermo, aggeggio, a schermo, mettere. vabbè io ho pigiato prima o dopo arriverà nel frattempo lo leggo MK dice ciao Edo volevo farti un paio di domande se andate a lungo andare chi ci guadagnerà di più nella trade di Kyrie Irving e Durant nelle trade nessuno dei due io credo forse forse Durant ma io credo che questa verrà ricordata come una scelta negativa per entrambi o al massimo in colore per entrambi. E forse sono so d'accordo con Lollo2F, forse Brooklyn, nel, nel lungo periodo. Nel lungo periodo. Se proprio proprio devo dire ne uno, dico Durente, ma secondo me questa sarà una scelta negativa per tutte e due. Due, che ne pensi della situazione di Doncic? C'è da preoccuparsi, soprattutto a livello mentale? Ni. Io credo che Doncic possa convivere tutta la carriera con questo tipo di... Pseudo problematiche alti e bassi lo dimostra la condizione fisica con la, con la quale si è presentato a inizio dell'anno scorso. Eh, eh, no, Se fosse un giocatore in perfetto equilibrio dal punto di vista no, anche extracestistico, non si sarebbe presentato in quel modo lì. Non avrebbe affrontato l'estate in quel modo lì. Questo ti fa capire che ogni tanto lui ha bisogno anche forse no, di avere. Questo è negativo? A lungo andare potrebbe, nel breve periodo ti dirò, io per ora, mettiamola così, la, la categorizzo all'interno della, della questione genio e sregolatezza, per ora siamo all'interno dei, dei parametri di sregolatezza che possiamo accettare. Vediamo come evolve la situazione nei prossimi anni sappiamo che comunque Dončić è il più giovane di sempre a, 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 aver, a essere stato Dončić, quindi eh, no, ci vuole anche un po' di pazienza in questo, in questo senso. Poi c'era a dire alla tripla, il problema è che qui siamo ancora fermi, eh, perché questo aggeggio non è riuscito ancora a mettere niente quindi, allora ricordatemi che Sera tira la tripla, ora io qui Q, faccio logout e faccio login un'altra volta per vedere se si sblocca. Ora è un po' che questo aggeggio funzionava sempre, ora invece ha deciso di non collaborare vediamo da qui. No, settimana prossima non sarà a 3000. Rimaniamo, rimaniamo così, rimaniamo così per ora e, e, e vediamo. Ah, oggi me la sorpresa forse anche troppo lunga io. Quindi per ora per ora rimaniamo così e poi vedremo. Allora, qui non ha funzionato, quindi proviamo a fare così e poi a fare così, vedi come funziona bene. Eh, boh, chi lo sa se funziona. Oh, vedi il ripartire. Eh, ma io li no I know my sheen. Capito, geggio So anche come fatti ripartire quando ti blocchi. Dice la tripla. Io vado a lavorare alle 4 del mattino. Spero che tu non sia ancora in live. Ci mancherà poco. Però, spero anch'io. Per un attimo, sospendo quello che pensi. Eh, sospendi quello che pensi dei Pistons e dimmi cosa pensi. Procida ha fatto male a non provare a giocare a Detroit. Per come sono andati gli infortuni, almeno una trentina di partite le avrebbe giocate. Avrebbe di dimostrare di poter stare in NBA col senno di poi sì però non avendo non potendogli dare la sicurezza che o oh, si romperanno tutti si romperà Kate Cunningham si romperà Darren a più riprese si romperà Stewart daremo via Sadik Bey si romperà Bogdanovic e quindi giocherai non potendogli assicurare quello ha fatto strabene secondo me a aspettare e a giocarsi comunque la sua chance in Europa che mi sembra stia andando bene quindi ha fatto bene col senno di poi sì col senno di poi sì ma non avrebbe potuto saperlo e avrebbe rischiato di fare tutta la panchina per tutto l'anno sarebbe stato un'annata buttata, buttata via poi c'era a Cippi però si è ribloccato un'altra volta ma perché io ho a che fare con la geggi o Anthony Davis, dice giustamente Samuele, la Gigi è come Anthony Davis? Perché io ho a che fare con questa gente? Perché? Guarda, e sai, lui non lo carica neanche a stiantare, eh? Vabbè, comunque dice a Cipi. Ehm, classifica Ovest dal quarto, in dal quarto posto in poi. Quarta Phoenix, quinta Clippers, sesta gli Warriors, settimi Minnesota, ottavi Pelicans, Lakers, Thunder, Mavs, Jets. Tre ai playoff, quattro ai play-in, 2 in vacanza. Chi per te? È complicatissima, lo sapete, complicatissima. Eh, allora io ti dico due in vacanza, Jets e vorrei Thunder perché secondo me gli farebbe bene quindi ti dico Thunder, ti dico Jets e Thunder e ehm, tre ai playoff, ti dico Phoenix. Ti dico Phoenix Clippers e Warriors, cioè i primi tre di ora, però mh, soprattutto sugli Warriors non sono mia tanto convinto, non sono mia tanto convinto, è difficile, è difficile, è difficile. Poi c'era A777, aspetta perché qui si è roba. Ma che ho fatto io di male? Perché questo non va a schermo? Mi dite perché non va a schermo? Ora, no, capite, non è che tutte le volte io posso stare a fare questa cosa qui, di pigiare, di, di, di rimetterlo e di rilevarlo, perché, perché così è un patire a Geggio, capisci? Così è un patire, guarda, ora l'ha preso, maledetto lui, vabbè dice A776789. Ah, ciò ed una raffia, Che ne pensi nell'attualità e poi dove li collochi in generale nella storia? Kyrie, McDaniels di Minnesota, Brooke Lopez e Wiggins. Allora, Kyrie Irving secondo me è uno dei più grandi talenti sprecati della sua generazione. McDaniels autodefinitosi miglior difensore della lega No, <ride> no, però è un lungo. Sì, è un, un, un giovane che può ritagliarsi uno spazio, e se forse in un posto diverso rispetto a Minnesota. Secondo me potrebbe anche essere interessante a Minnesota, non credo. Brooke Lopez e Wiggins. Tutte e due l'ho rivalutati tantissimo negli ultimi anni. Se mi facevi questa domanda qui mh, fino a. 3-4 anni fa ti avrei detto due dei giocatori più so sopravvalutati della Lega, oggi ti dico due delle chiavi del successo di Milwaukee e degli Warriors degli ultimi campionati, quindi due di quelli che io comunque nel mio, nella mia squadra ce li vorrei, probabilmente i due giocatori sui quali mi sono ricreduto di più negli ultimi 15 anni di pallacanestro, non so se vale come collocazione ma assolutamente questo e poi niente perché qui siamo fermi eh, capito eh, non c'è niente da fare per cui fino a che non, non, non riparte questo oso ora voglio vedere come si fanno allora facciamo una cosa ragazzi ora se mi riesce di togliere il messaggio eh, si va avanti e, e, e vi faccio tutti ma senza mettervi a schermo perché è inutile cioè che tutte le volte no si, si provi a, a, fare, a fare una cosa, una cosa di genere. C'era Coach B, può essere che si arrivati a Coach B. Qui mi direbbe che c'è Coach B a schermo, in realtà c'è ancora A776789, comunque, dice Coach B, cioè vedo viaggio nel tempo avanti di tre anni, Windy City, hai dato via tutti per massimizzare le scelte al draft, o magari, anzi fammelo leva, vai, se no pare stia rispondendo no? se a una cosa, invece risponda a un'altra, eh, o magari prendere un buonissimo giovane, firmi Lebron al minimo e ti porti a casa Yannis hai dato via tutti per massimizzare le cesce al draft o magari prendere un buonissimo giovane firmi Lebron al minimo e ti porti a casa Giannis tempo 1-2 anni titolo e lì James lo vorrebbe vincere tantissimo l'anello, questo è vero riportarlo a Chicago dopo quasi 30 anni da MJ secondo me lo stuzzicherebbe per il greco non sarebbe come svendersi a un super team perché un Lebron a 42 anni per quanto Cyborg possa essere ha sempre 42 anni che ne pensi? Secondo me non potrebbe mai succedere e non dovrebbe neanche succedere. Però ho visto succedere delle cose negli ultimi dieci anni di NBA che questo, che sembra la fantascienza, non sarebbe la cosa più incredibile che ho mai visto. Per cui ti dico, guarda, tutto sommato ai Bulls gli andrebbe bene. Sicuramente anche a Lebron, probabilmente anche a Yannis è quello su cui sono più indeciso se quando ho cominciato a seguire l'NBA tu mi avessi proposto una cosa del genere ti avrei detto cosa hai preso prima di fare questa domanda cioè da un punto di vista di superalcolici o magari di sostanze no, come com com è che te però oggi non mi sento di poterlo escludere ecco mettiamola mettiamola così valutiamo se questo è un bene o un male però quello è, è un altro discorso poi c'era RikiTab che si era abbonato. Quinto mese lo saluto, lo ringrazio, dice ciao vedo, ti dovevo gli aggiornamenti su Tranquillo. Allora mi ha detto che no, non conosce il canale. La proposta di una basket call con te sul canale mi ha fatto capire gentilmente che non sarebbe stato particolarmente interessato, anche per ragioni di incompatibilità professionale. Mi ha risposto con garbo ma ha declinato l'invito. Comunque vabbè, è stato piacevole incontrarlo dal vivo. Finalmente riesco ad abbonarmi con Twitch Prime. Guarda caso, il primo... Guarda caso, proprio il giorno dopo aver pagato Prime Student. Eh, vedi, eh, tu, tutto torna in questo senso e, e io ti, ti ringrazio doppiamente anche per il tentativo che è stato fatto. Grazie, grazie mille. Lo capisco, lo capisco onestamente. Ora ha detto di non conoscere il canale, quindi probabilmente non sapeva neanche a cosa andava incontro. A maggior ragione se l'avesse saputo, avrebbe detto di no, mi viene da dire. Non lo so, magari sai, tra un po' d'anni cambiano le situazioni, cambia il canale, cambia, cambia la, la sua situazione contrattuale. Cioè, voi sapete, magari io, no, io no, non direi. Voi sapete, per me sarebbe sempre comunque un onore, e non mi sarei aspettato. Ecco, niente di, di, di particolarmente diverso. Però io, io, ci, io ci continuo a sperare. Mettiamola così come cosa, non si sa mai. Oh prima o dopo. Sai, eh, mi rendo conto che, al di là di tutto, per loro che fanno questo lavoro qui e che vivono anche con i contraccolpi sui social, no? Di, di questo lavoro qui, perché anche tranquillo è bello attaccato, mica da ridere sui social, l'idea di andare a fare anche una partecipazione su un canale YouTube... Soprattutto un canale YouTube che magari non conosce, come effettivamente ha detto, eh no, mi rendo conto che sia comunque, cioè chi glielo fa fa, tutto sommato, no? cioè mm, non ci hanno sicuramente da guadagnarci in, da un punto di vista di credibilità o di, 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 di immagine cioè tutti quelli che sono qui credo che conoscano Flavio Tranquillo non è da dire vostro sul canale perché così almeno mi conoscono no cioè quindi, quindi lo capisco che non abbia interesse non abbia motivo di però chissà magari prima o dopo io continuo continuo a sperarci se gli dici che parlare di freccette viene domani e infatti questa potrebbe essere potrebbe essere un'ipotesi intanto comunque grazie a prescindere per, per il tentativo e poi e poi nei messaggi eh, riscattati ci abbiamo ci abbiamo ci abbiamo ermecca 24 bella edo come va volevo chiederti secondo te che percentuale daresti agli warriors ai playoff senza passare dal play in ovviamente anche in base al calendario di queste ultime partite se potessi costruire una squadra come ti pare ma l'unica scelta obbligata che devi fare è scegliere uno tra Zion e Davis la vendo vendo la squadra prima di prendere una decisione del genere vendo la squadra no ehm. prendo de Guarda, prendo Davis perché ormai siamo in sintonia cioè siamo no, in confidenza e poi perché lo reputo un giocatore a 360 gradi potenzialmente migliore, e perché so di che morte devo morire. Cioè, so che lui mi fa 50 partite all'anno e al minimo problema mi si ferma. Invece Zion non lo so. C'è anche il rischio che non sia più non sia proprio più un giocatore a lungo andare. Cioè, capito? Quindi tra i due tra i due. Ti dico Davis, ma dovrei fare talmente tanto una, una scorta di, di, di Malox che, che non lo so se ce la farei senza vendere la squadra. Mettiamola, mettiamola così. Poi, poi, poi c'era il ringollone della galletta. Ciao i Chat. Uno, i Lakers sono eh, vinc... Ah no, c'era la percentuale agli Warriors eh, ai playoff senza passare dal play-in. Se si ipotizza, come pare, che non torni in tempo Wiggins... Eh, 40% si va per dare dei numeri delle stime, eh? Poi bisogna, bisogna vedere eh, il ringollone della galletta. Shoid e Chat uno, i Lakers sono i vincitori della trade deadline. Sì, i Lakers e Bruhli. No, eh, ci può stare. ci può stare. Non penso che verrà ricordata come la trade deadline che ha sconvolto la NBA in positivo per quella squadra. Però ci potrebbe, ci potrebbe stare. 2. Victor a San Antonio è scritto, e questo mi sa tanto di Lebron Ewing, I have Nix. Eh, io vorrei che fosse così, quindi non riesco a vederci del marcio, perché vo vorrei, cioè se mi dicessi dov dove vuoi che vada oggi Wembaniama, primo posto San Antonio, secondo posto Charlotte. Quindi non riesco a vederci del marcio, però... Se dovesse effettivamente andare a San Antonio e dovesse, cioè, eh, San Antonio è quella che ha investito di più soldi alla mano sulle strutture per i prossimi anni. Viene un po' il dubbio, però c'è anche il record. Quindi, no, Pe facciamo che ci crediamo per ora: facciamo che ci crediamo 3 per il quasi gaming: Wall Caruso Clay Van Damme, Bicchierone. Quindi con Caruso da guardia e Clay dalla piccola. Per i jingle potresti fare come Tahoe e Ball, che eh, però hanno due jingle differenti. Ci potrebbe stare. Io ho sempre cercato un solo jingle, perché sennò diventa veramente un circo. Veramente, già più di quanto effettivamente non lo sia. Però. Ora intanto vediamo se l'avete salvato. Ball, perché questa è la prima cosa. Ci potrebbe stare. Come quintetto avrebbe anche più logica, nel senso che per me Caruso è più una guardia che un play. Quindi. 4, secondo me, Ausar Thompson è la scelta numero 3 del draft. E per convincerti di cercare su Prime, Overtime Elite e di guardare qualsiasi partita dei City Reapers. Questo, questo lo, lo potrei fare. Tra l'altro, eh, ho intenzione di attivare Prime. Cioè, credo di avercelo già in quanto. È messo insieme all'Amazon Prime e Prime Video, non lo so. Comunque io volevo vedere Lost e so che è su Prime Video. Eh, io, io non ho visto Lost e, e so già lo spoiler finale che fa schifo il finale, lo so già, però mi sento, mi sento in debito di questa consapevolezza di non averlo visto. E, e quindi lo, lo, voglio, lo voglio vedere. Per pe poi, no? Quindi lo, lo farò eh, i gemelli Thompson. Io ho dei dubbi, io ho dei grossi dubbi sui gemelli Thompson. Ci sarà un video dedicato quindi non, mi, non, mi, non entro nel dettaglio. Però io ho dei grossi dubbi sulla eh, capacità che possano avere di abituarsi a una pallacanestro come quella NBA. Non in generale sul giocatore, ma sul, sul passaggio all'NBA. Ho dei dubbi, però ecco, mh, talento, talento quanti quanti ti pare. E, mh, poi, 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 poi. Dove si arrivati? Dove si arrivati? Itkirate 97. Eh, buonasera, io sono convintissimo che questo format di live sia ormai vecchio. Il 90% delle volte rispondi a un commento, il ragazzo l'ha scritto, non è, eh, on, non è online ed è vero che le live si possono recuperare. È anche vero che sono uno spunto per il contenuto della live. Ma io fossi in te, valuterei seriamente un cambio di format per il 24. Ti stimo e quando seguo il basket, seguo te e non prendere male queste parole assolutamente, non le prendo male anzi tutti i suggerimenti, le critiche sono ben accetti, a prescindere da tutto. Ehm, ok, cioè ci ho pensato anch'io, io metto sempre in discussione qualsiasi format sul canale continuamente, quindi non è che non ci ho pensato, ehm, però al momento mi sembra il modo migliore per entrare direttamente in contatto con voi. Nel mulino che vorrei ci sareste proprio voi a farmela live, la domanda con la voce, col microfono, con la webcam, però penso che non si sia ancora pronti da un punto di vista tecnologico per far funzionare il tutto. E soprattutto molti di voi credo che non la farebbero perché giustamente non hanno voglia di, di esporsi così tanto con la foto, con l'immagine, con la voce. Cioè vogliono scrivere e basta. Quindi per il momento secondo me è il, comunque il compromesso migliore, mettiamola così. Però sono d'accordo con te che prima o dopo sarà svecchiato. E, e io ci lavorerò in questo, perché comunque mi sembra la, la parte vibrante, pulsante, no? Mi piacerebbe, qualcuno mi, mi dice a volte anche, dovresti dedicare meno tempo a ciascuna domanda, perché così almeno il format è più snello, riesci a rispondere prima alla gente, si segue meglio. È vero, avete ragione. Però uno non mi riesce, due mi sembra, cioè, no, uno mi ha fatto una domanda e io vorrei cercare di, di argomentare, di, di dare anche soddisfazione, perché sennò uno dice, io potrei anche rispondere, sei d'accordo con questo? Sì, prossima domanda, oppure no, prossima però è brutto, cioè, no, capito, e quindi non lo so, però... È comunque un qualche cosa in the making, questo assolutissimamente sì. E anzi, sapete, consigli su questo sono sempre ben accetti, su tutto in generale. Eh, poi dice il Bomber: Avendo sentito la tua descrizione da giocatore, domanda da tiratore a tiratore, vedi? tiravi meglio facendo sinistro destro, destro-sinistro, o arresto un tempo? C'è solo una risposta corretta. Eh, io tiravo nettamente meglio aspetta ci sto pensando io tiravo nettamente meglio destro sinistro sì 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 destro sinistro assolutamente e poi era l'unico che trovava più facile tirare con la gamba sinistra andando a destra e viceversa il classico tiro one leg three pointer dal riscaldamento pre partita alla, alla Bellinelli no no anche io, anch io tiravo bello storto bello in delle condizioni disastrate mi garbava perché comunque pare strano e se lo racconti a uno che non ha mai giocato non ci crede ma spesso tirare storto ti aiuta ad avere l'equilibrio migliore quando sei libero, c'hai tempo per pensare e puoi fare il movimento, quello proprio scolastico, bellino, dritto, e be quando non fai canestro, mai. Questo sicurissimo. Ultima domanda: trovavi anche te più facile tirare da più lontano che da un metro dietro l'arco o anche rispetto alla media? Allora, io ni. Nel senso che. Eh, io ho cominciato a essere tiratore molto prima che esistesse il, il, il ruolo di tiratore cioè nella mia squadra, quindi da piccino. E quindi da piccino io non ci arrivavo dal 3, ti parlo proprio dell'inizio, quindi ero grossissimo tiratore dalla media, perché più lontano non ci arrivavo. Poi quando ho cominciato ad arrivarci, allora lì sono diventato più tiratore dal 3, per cui dipende, dipende, dipende. Ho fatto il, il percorso di allontanamento dal ferro, mettiamola, mettiamola così. E poi c'era Redisle e Apex. Ciao, ed oggi mi sono imbattuto in un articolo di Sky Sport che parlava di 5 pre previsioni di Bleacher Report, di cui vorrei sapere la tua idea. 1. Jalen Brown inserito nel primo quintetto NBA così da ricevere il rinnovo al massimo salariale. 2. I Grizzlies escono al primo turno. 3. I Bulls entrano ai playoff. 4 New Orleans in estate smantella vendendo uno dei big, 5 Gilgius Alexander nella top 6 per il premio di MVP. Allora, io vedo la numero 3, cioè i bulls che entrano ai playoff, come la più papabile di queste, vorrei tanto la 4 e la 5. Cioè, Pelicans che smantella vendendo un big, e eh, poi smantella, vendendo un big potrebbe essere una cosa per non smantellare. Comunque, vendendo un big e 5 Alexander in top 6 per l'MVP. Ma non, non credo che succedano nessuno dei due. Io penso che i Grizzlies non escano al primo turno di playoff, anzi. E Jalen Brown nel primo quintetto per ricevere il massimo salariale mi sembrerebbe strano. Per quanto qualcuno gli vuole del male a Boston, mi sembrerebbe strano. Mettiamola così. E poi anche qui, questo sarebbe un discorso che io potrei parlare un quarto d'ora per ognuno di questi punti. Capite che non è sostenibile questa cosa. Quindi mi limito, mi limito a questo per il momento. Eh? I Bullseye Playoff a me sembrano una delle più difficili. Eh, ma anche quest'altra sono difficili, sodo. Mi sembrava brutto dire no a tutte e cinque. Dovendone scegliere una, ti dico quella. Però sono so particolari tutte e cinque. Mettiamola, mettiamola così. Questo, signori, siamo arrivati in fondo, in qualche modo. Ci si è messo tre ore anche stasera. Io i video fa? Allora, bisogna, prima cosa bisogna tagliare Anthony Davis, basta, Anthony Davis lo dobbiamo bandire dalle live perché tutte le volte ci porta via 20 minuti inutilmente, per cui Anthony Davis, più, finito, è eliminato. E poi vediamo, a qualcuno a qualcuno gli garba, che è successo? Hanno levato il tecnico a, Don, a Doncic. Davvero? Posso dire, secondo me, non è, non è positivo per Dallas. Perché almeno, almeno si levavano subito questa cosa, e invece, ora il prossimo risarà il sedicesimo tecnico, e quindi risaranno lì i a capo. Quindi può sembrare positivo, ma secondo me non è positivo per, per, per Dallas. Comunque, vabbè, questo è. Eh, per cui basta, signori, siamo arrivati in fondo, tre ore, non ci saranno rincari per la prossima settimana, per cui a posto così, e, e io vi dico, vi dico grazie per il momento, a prescindere da tutto per esserci stati, per avermi fatto compagnia, si riesce a chiudere entro le tre ore, quindi bisogna fare tre ore, vi devo salutare in giro di 50 secondi, domani facellone, grazie a tutti e eh, ciao.